Allora, sì, osservazione 343. E ci eravamo lasciati, come detto poco fa, cioè con la possibilità di ridurre rispetto alla richiesta dell'osservante la previsione di trasformazione, mantenendo come formula perequativa, due interventi: uno, la realizzazione di un piccolo parcheggio a pettine che si porta dietro l'allargamento stradale in corrispondenza dell'intersezione, e poi anche la possibilità di un intervento altrove, una perequazione, diciamo così, spostata. Su questo ci eravamo lasciati ieri con la valutazione e l'impegno, insomma, di identificare un'altra opera oggetto del possibile intervento perequativo. Ricordo anche, fra le altre cose da vedere, chiedo all'assessore se e quando si collegherà il collega Pierucci, l'assessore Pierucci, per quel che riguarda l'intervento sull'area delle bocchette che vede la partecipazione del consorzio di bonifica. Quindi darei la parola, non so se Graziano ha cioè qualche proposta relativa all'intervento perequativo, perché questo era l'invito che ieri faceva l'assessore. Invito alla cosa, come perequazione si può andare come si era visto su dei lavatoi che ci abbiamo sul territorio, tipo ce n'è un paio, in tre anzi, dalle parti dell'Emilia, c'è Antisciana, Casciana anche che andrebbe risistemato, tutti e due, e un'altra a Gombitelli. Se non ci si vuol mettere, si è visto quello che è di Canova che è già messo in No, un'altra dico un cosa. altro, quello della Pieve, a Rosi di Camaiore. Ma guarda che quello di Rosi è confronto a una villa, confronto a questi qui. Poi va tutto bene, va benissimo quello lassù. No, dico, ve ne aggiungo uno, no, non ho detto, per amor di Dio, No, sicuramente può essere sicuramente meglio che l'altro, dico, ma aggiungo anche quelli di Rosi, perché quelli di Rosi, siccome è in un bel posto, proprio ma più a che di ridosso di Rosi una strada. che di Rosi è sottovuoto. Ah, te puoi fare quello laggiù sotto il canale. Ma quello lì non lo so, sai se è pubblico. Non vorrei che fosse privato quello lì, eh? Cioè, sul terreno privato. Ah, Non, è te come dici quelli, dell'altro. è come quello di Marignana. Come quello di Come? Marignana. È come quello di Marignana quello lì, vedrai. Non lo so, sono sicuro, eh? Però mi sa che è come quello di Marignana. Comunque, vabbè, ce ne Comunque, abbiamo ti volevo delle. chiedere una cosa, ma quelli di Marignana che è privato, non si potrebbe acquisire? Puoi comprare tutto, basta averci i soldi, No, puoi voglio dire, comprarli perché è proprio. anche bello quel lavatoio lì. Lo so, l'ho visto, però è così. Lì c'è da crearti il passo, ce l'ha fatto tutto lì, eh. Cioè, ti espropriare l'aria in definitiva. Lo so bene, ma siccome sono opere che hanno una storia e sono belle anche per valorizzare proprio un territorio, quelle lì. Sì, ma ti ho detto, ecco, questi qui sono già sul terreno comunale, diciamo così, sono già liberi. Sì, ok. Quell'altro ci ha fatto tutta un'operazione. Sì, vabbè, Comunque, però vabbè. io ora dico un'altra cosa, cioè quando si parla di opere perequative non è che si può farle, bisogna mettere la certezza di quello che si fa e verificare quant'è il costo dell'opera, altrimenti cioè, no, a me Quello non mi sta vale. bene Infatti, è avere un punto tutto così importante in Riccardo, maniera perché io so cosa sommaria, penso di di questa dirsi vicenda. sì, si potrebbe fare, magari a me mi date. Mi dite, la perequazione è tot euro in funzione di quello che realizza, però io voglio sapere quant'è l'opera perequativa. Cioè, sommariamente, io capisco, Graziano, però quando si affronta un tema del genere, non avete più. Manola. No, ragazzi, bisogna avere la certezza di quello che diamo e di quello che riceviamo. Cioè, Sì, se no, no, quello anche sì, se no, parte ma su quelle così. ragioni, vanno fatti dei No, preventivi, no? ho capito, grazie, non è riferita a te, lo dico riferita all'osservazione. Io l'accolgo quando ho la certezza di quello che dà come misura compensativa. Poi un'altra cosa, io sono andato a vederla così su Google. Lì il parcheggio c'è anche un incrocio, non so se lì è ubicato bene il parcheggio a pettine che uno fa retromarcia, ci esce, ci entrano. Cioè, ho paura che si crei anche una sorta di problema in quell'area lì, il parcheggio lì, proprio lì, magari da un'altra parte. Voglio dire questo.
Avete capito che ho detto? Sì, io ho capito bene quello che hai detto. Stavamo tutti zitti, pensavamo ci fosse No, sentito. io ho capito quello che hai detto. Il problema è trovarlo dove fare un altro parcheggio. È tutto lì. Il fatto è quello, perché andare Dicevo a anche io, immaginate un creare dei parcheggi parcheggio dove più non anziano. servono. No, volevo dire, non proprio lì, sempre lì in quell'area lì, ma girato in un'altra maniera, che quando ti fai retromarcia non vai verso l'incrocio. Vabbè. Beh, insomma, teniamo conto che la profondità del lotto c'è per fare in modo che lo spazio di manovra del parcheggio sia interno, alla sede, cioè esterno alla sede stradale, no? E quindi sia nella zona del Sì, lotto. guardiamolo bene, ecco, va bene. Poi lo fai in una maniera che, per dire, da una parte ci entri, da una parte ci esci, con qualcosa in mezzo che ti obbliga per forza a entrare da una parte e uscire dall'altra, potrebbe anche essere. Quello che diceva Riccardo sulla quantificazione della perequazione, diciamo così, di altro bene, è ovvio che è una difficoltà oggettiva, tant'è che l'assessore ieri diceva: attenzione, perché in questa fase qui può risultare difficile poi, no, quantificare per bene un intervento perequativo di altro tipo altrove. Ora, è vero che gli interventi che ha indicato Graziano, per conoscenza diretta, questo lo posso dire, sono confrontabili con quelli, per esempio, che riguardano i lavatoi che sono stati inseriti nell'altra osservazione, proprio confrontabili, nel senso che si parla, per esempio, nel caso di Gombitelli, di un lavatoio con una copertura tipo quello di Vado, e negli altri due casi invece di situazioni simili a quelle di Montemagno e di Canova. Per cui, come dire, anche l'ordine di grandezza dell'intervento è stimabile come quelli, nulla di diverso. Ho E capito, anche. mettiamoci, quantifichiamoli, ecco, ci deve essere un progetto quantificato e si allega all'osservazione, no? Sì, più che un progetto, una stima, perché il progetto in sé è chiaro che non Ho c'è in sbagliato, una stima, un questa studio di fase. fattibilità, chiamiamolo. Ma Jacopo, ma allora dovrei chiederlo ai lavori pubblici? Cosa dovrei fare? Non ce l'ho chiara questo passaggio. Ma ascolta, scusate, nel caso di Montemagno, di Canova e di Vado, è Ma stata lì fatta una. credo che siano C'era uno studio di inserite. fattibilità, ha detto Simone, no? È Quantificava, stata ci fatta sono. una. Sì, Sì, scusate, mi sentite? Ora poi sì, tra un sì. minuto mi collego meglio. No, dicevo questo. Sì, va fatto quello che è stato fatto l'altra volta, cioè verificare con l'ufficio lavori pubblici se esiste una stima, quantomeno di massima, del valore degli interventi. Dopodiché, penso anch'io che valga quello che diceva Jacopo, cioè immagino che siano cifre paragonabili a quelle degli altri lavatoi. Però questa verifica la possiamo fare e magari poi darvi riscontro, insomma, non è un problema, come si è già fatto con gli altri lavatoi. Dopodiché io comunque una, come dire, un'ipotesi perequativa la farei, no? Nel senso che poi la verifichiamo appunto magari con questo riscontro più puntuale. Però un'ipotesi perequativa siamo in grado, credo, di farla, no? Anche paragonandola, diciamo così, a quell'altro caso che dicevate. Nel senso che qui c'è il parcheggio, immagino io che forse la misura giusta può essere aggiungere uno o due lavatoi a seconda di quanto costa l'intervento. Quindi credo, mi pare, se si fa un paragone con l'altra proposta. Quindi Sì, magari fate un. ma non mi riferisco solo ai lavatoi, anche il parcheggio voglio quantificare. Mi dovete dire i numeri di posti, quanti posti ci vengono e quant'è la spesa. Ecco, è anche quello, non è solo il lavatoio. Sì, certo, lì si usa il metodo che abbiamo sempre utilizzato, no? Certo. Si dice, mi pare nella scheda sia indicato, nella proposta di scheda, è sui 400 metri quadrati, quindi si può fare un calcolo a spanne, come spesso abbiamo fatto, che ci dà un ordine di grandezza e sui lavatoi si può fare un lavoro analogo a quello che si è fatto l'altra volta. Ma il parcheggio, no? Che c'è un La scheda non c'è edificio lì. scritto, 400. Io non l'ho visto, allora mi sbaglio io.
Sulla sintesi c'è scritto quanti metri No, è sono. scritto nella scheda, è scritto nella scheda. Superficie minima di spazi pubblici da cedere gratuitamente, Lo vedi sul video, Riccardo? Ah, ma sulla scheda non c'è. Sul video? Il video è la scheda, Riccardo. Il Sul video è la video scheda. è la scheda. Non la scheda, quella tabella di sintesi. La scheda Ah, è. no, sì. La scheda dell'intervento è quella che te vedi al video. Ah sì, perché non la vedevo. Ah. Cioè, superficie fondiaria per le trasformazioni 800, minima di spazi pubblici da cedere Sì, 400. ma ho capito, ma qui parla di. Scusate un attimo. Jacopo. Pronto? Un momento solo, un attimo. Sì, ho capito che c'è scritto i 400 metri da destinare, ma ho capito da realizzare allora. Cioè, io non capisco, ragazzi, io non mi so spiegare. Cioè, voglio dire, allora, da di qua parcheggio per la mobilità, allora, da realizzare un parcheggio di 400 metri, lo realizzeranno? Nella scheda è questa la previsione, No, ecco, nell'accoglimento delle mettiamola. osservazioni. Non mi sembra di averlo visto. Era la pagina dietro, vedi? Attuazione della previsione subordinata a realizzazione e cessione di parcheggio, aree di sosta da Allora ritrovare. spieghiamoci proprio i 400 metri i posti che dopo di là previsto, se poi si fa una realizzazione, ci sono un parcheggio di 3 macchine, va bene lo stesso perché Cioè, non lo allora, so. la Sì, perché da pagina. cedere, dopo posso cedere anche del verde pubblico, no? Del verde, non è che realizzi su 400 metri il No, parcheggio. la No, ma scheda io ti ti dice dico che per la indicare la richiesta. misura perequativa e poi io va bene come si decide, eh. Ecco, però che sia chiaro, volevo dire questo, punto. Senza polemica, non è una polemica. Cioè, a me sembra che di perequazione qui ne faccia un bel po', mi sembra, perché questo deve realizzare e cedere il parcheggio e aree di sosta da ricavarsi in continuità con le infrastrutture e dotazioni urbane esistenti, via 12 agosto. Che è quei 400 metri quadrati di parcheggio, Allora io ti adeguatamente. chiedo quanti posti auto verranno di parcheggio? Beh, io voglio capire questa cosa qui. Bisogna prendersi la. Spiegatemelo. Sì, io sono un Eh grado, no, ho capito, ma volevo capire forse lo quanti ce ne Iacovini, vengono, no? Alberto, forse lo Ma Iacovini. siccome se no si va avanti a discutere per 50 anni, perché purtroppo non tutti hanno la capacità di vedere le cose, no? È un limite oggettivo. Antonella, mi condividi per favore lo schermo? Mi fai condividere lo schermo? Voglio far vedere una cosa. Almeno si chiude, 5 minuti si chiude, si decide e si va avanti. Stefano, puoi farlo te? Dovresti poterlo fare. E allora, questo è il lotto di intervento, è un lotto di circa 58 metri per 20, quasi 21 metri, no? È l'826. Questa è la stradella che vediamo in cartografia, ok? Questo è l'impianto catastale. È un lotto di circa 1200 e spiccioli metri quadri. Nella previsione che dicevo ieri, che ce ne possono star tre, questo è la previsione di staccandosi grosso modo 5 metri dal confine, 10 da fabbricati e quant'altro, ci verrebbe una trifamiliare di pianta di 8, 7 per 8, 56, circa 60 metri quadri, quindi 6 più 6, 12, se uno se va fino a 360 metri quadri, in linea teorica ci starebbe. I posti auto, se volessimo farli senza rischi per l'immissione e l'uscita dalla viabilità, sarebbero due per i portatori di handicap per diversamente abili, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 6, 12 stalli normali. E qui ci sarebbe una parte che farebbe da quinta di separazione tra il lotto edificato e il parcheggio, una quinta di circa 5 metri quadri di vetro. Io
diversamente che quella che si diceva ieri, no? Che tre non ci stanno, così, però dico, ne facciamo due. Quindi si entra, uno entra di qua, uno entra di là, verrebbe sempre la misura di circa 50-60 metri quadri di superficie edificata a piano. In questo caso siamo a 9 metri di distanza dai confini, 9 metri dal parcheggio, e se vogliamo fare in via più cautelativa e quindi usufruire sia dei parcheggi che dell'allargamento stradale, questi 5 metri di quinta potrebbero essere ridotti a 2-3, e sulla strada, che questo è il famoso incrocio, creare il famoso slargo di, che so, 3 metri e allargare la sede stradale traslando i parcheggi di 3 metri verso il fabbricato. Quindi il lotto non sarebbe completamente saturo, due abitazioni, una bifamiliare ci potrebbe stare, e ci verrebbero, per rispondere a Riccardo, 12 parcheggi normali e 2 per persone diversamente abili. Questa è un po' la misura di quello che potrebbe essere una cosa sostenibile, che non violenta il territorio, perché insomma hai il tuo fabbricatino con tutta la tua sede intorno. Poi vanno verificate a modo nel dettaglio le distanze, ragazzi, se ho fatto la previsione in un quarto d'ora, con i famosi parcheggi che sarebbero quest'area destinata a parcheggio. Un attimino, l'area destinata a parcheggio, così come prevista in 30 secondi, circa 518 metri quadri. Mi sembra di capire che erano 400 quelli previsti. Dico, l'area qua del verde, uno può anche decidere di rinunciare a due parcheggi, farne 10 invece, no, che 12. No, Alberto, giusto, lo puoi portare a 500 e non vedi altre opere perequative, no? Senza andare a cercare del lavatore. Potrebbe essere una soluzione in 500 metri quadri. È un progetto che convince anche, hai visto, in questa... Ecco, ah, scusate, però, scusate, volevo recuperare un momento il ragionamento che abbiamo fatto, e che ha aperto la discussione a seguito del sopralluogo. Allora, il ragionamento fatto è, in ragione del fatto che sulla via 12 agosto c'è una disponibilità significativa di parcheggi, che siamo però, rispetto alla via Don Eugenio Benedetti, in una situazione in cui possono far comodo un minimo standard di parcheggi e la possibilità di avere un agio maggiore in termini di visibilità sull'incrocio, proponiamo di non rinunciare a quella minima attrezzatura di spazio pubblico. In ragione di questo, però, ci sembra eccessivo consentire una trasformazione per 3 unità immobiliari. Allora, la mia posizione resta quella di prima, cioè si concede la trasformazione per 2 unità immobiliari e la formula perequativa prevede la dotazione di uno spazio pubblico a parcheggio che si porta dietro l'allargamento stradale e un'altra opera perequativa. La stimiamo, come abbiamo fatto per le altre, non è che ci serve un progetto approvato dalla soprintendenza, ci serve semplicemente una stima dei costi che l'ufficio tecnico sarà in grado di fare nello spazio di mezza mattinata, e come nel caso della precedente andiamo a provare. Sono d'accordo, però ti faccio una domanda, perché almeno si entra nel forse Alberto è quello più fare con un parcheggio come hai illustrato te ora, no? E portare a 500 metri il discorso della cessione, della realizzazione di un'opera pubblica. Quanto costa più o meno? Perché potrebbe essere sufficiente senza andare a cercare un'altra opera perequativa. Ma se non serve il parcheggio? Se lì serve quello, allora, finiamo la discussione. Allora, se il parcheggio non serve, salta la scheda norma, va bene? Hai capito? Cioè, allora, non è che si fa il discorso perché va fatto qua. Se il parcheggio non serve, salta la scheda, Jacopo. Hai capito? E arrivavo a quella conclusione lì, se mi facevi finire. A me invece questo progetto qui sembra
un progetto fatto bene. Mi sembra, ieri ha illustrato che lì effettivamente, Alberto, c'è necessità di parcheggi perché la gente non sa dove parcheggiare, quindi lo riterei utile. Lo riterei, però decidiamolo insieme. E forse portarla a 500 con un parcheggio del genere completerebbe un'area, darebbe tutto quello che... Lo dico, ma Alberto magari lo sa meglio di me, se quell'area lì, ieri l'ha illustrato bene dicendo che c'è della gente, ci prende le multe e parcheggia sempre dove non dovrebbe parcheggiare, questo mi sembra risolutivo per quell'area. Ora, se poi non serve il parcheggio e mi dite un'altra cosa, allora salta la scheda, no? Ma forse Jacopo diceva che serve, basta più piccolo e lo slargo, cioè, sulla strada. Si ragiona di un parcheggio a pettine, un parcheggio a pettine che ingombra 500 metri quadri non è la stessa cosa, scusa Riccardo. Cioè, fate, si ragiona... io sono per quest'opera, onestamente. Allora, parcheggio lì se lo puoi fare, ma fallo più piccolo, perché grosso uguale ce n'è un altro accanto, è inutile starcene a fare due, uno attaccato a quell'altro. Ma allora se non serve? Non serve grosso così. Ma è 10 posti macchina. Ma ho capito, ma 10 posti macchina presuppone che ci siano 10 macchine che lo ingombrano sempre e non ci sono. Allora non è così, ragazzi, spiegatemi bene le cose. Perché allora... Ma mi sembra che Graziano te l'abbia detto chiaramente. Cioè, può servire un parcheggio perché siamo in una zona in cui... c'è anche un restringimento della carreggiata, quindi se faccio una trasformazione a largo e raccatto 3, 4, 5 posti, chiaramente li butto via, però un conto è di occupare 500 metri quadri di superficie a parcheggio, un conto è dire ricavo un minimo spazio a parcheggio che si porta dietro l'allargamento stradale, in tutto, tra l'altro, il tutto. Porterebbe con sé anche una trasformazione ridotta del lotto, magari non lo ingombra tutto, no? Se riduciamo un po'. Ma perché, scusa, se c'è la possibilità di poter fare un parcheggio che dà risoluzione a un problema, ne vogliamo fare più piccolo per partire? Scusate, posso dire una cosa? No, volevo semplicemente dire questo, perché è giusto, no? Non perdere il criterio di riferimento che abbiamo utilizzato fino ad ora. La necessità, diciamo, di questa scheda norma è nata sulla considerazione, soprattutto, vi ricordate, dell'allargamento stradale. Anche l'architetto Cinquini fece presente questo aspetto rispetto al fatto, no, che c'è una nuova viabilità di progetto che consiste, no, nell'adeguamento della strada, diciamo, che arriva perpendicolare a quell'area e che quindi lì poteva essere necessario dare un pochino più di spazio, di agio, di manovra. Dopodiché Alberto ieri ha detto c'è anche un po' di fenomeno, no? di macchine parcheggiate su, no? Diciamo in modo irregolare. Nella foto se n'è vista una parcheggiata lì all'incrocio, insomma fenomeni di questo tipo. Allora, la mia impressione, ma mi sembrava confermata da tutto quello che è stato detto fino ad ora, è che effettivamente il tema qui non sia, no, Riccardo, la realizzazione di un parcheggio significativo, nel senso che quella non è una zona vicina al Capezzano dove, no, c'è una domanda di parcheggi particolare. Mi sembra che la domanda a cui dovremmo rispondere è quella di un miglioramento della viabilità anche con la possibilità di qualche posto auto, no? Che aiuti magari a scongiurare quei fenomeni di cui si parlava. Mi sembra che sia questo. Allora, se è questo, se è questo, anch'io mi sentirei di dire facciamo magari un parcheggio più piccolo e magari, che ne so, mettiamo dentro, come si è fatto in altre situazioni, un'opera pubblica ulteriormente utile, che comunque abbia una dimensione economica fattibile, perché poi bisogna stare anche attenti a quello, perché su due unità immobiliari, insomma, l'equilibrio è delicato, quindi bisogna anche non esagerare. E poi quel tipo di parcheggio lì eliminerebbe quelle macchine che sono sempre in mezzo alla strada dalla parte di sotto, che ogni tanto passano vigili e schioccano le multe, che sono messe un po', c'è da fare sempre la gincana, da via Benedetti arriva in fondo, c'è sempre a fare la gincana fra le macchine, perché e poi il parcheggio sia a destra che a sinistra.
Quante sono queste macchine che parcheggiano? Ma saranno 5-6, saranno, che non le mettono dentro, perché avrebbero anche lo spazio per mettere dentro, intendiamoci bene, però te le lasciano in mezzo alla strada. Io vi ascolto perché ci siete andati a vederle voi altri. Lì l'unica cosa che posso obiettare è che lì non è il miglioramento allargare di 1 metro la sede stradale più a 10 metri non migliora la viabilità. Ecco, quello mi sento di No, dire. ma questo Riccardo l'abbiamo detto fin dall'inizio, no? Nel senso che le Bravo, ma condizioni per l'allargamento stradale son difficili su tutta la sede, Simone l'ha eh? Questo, spostato lì il tema. Allora, vediamo se servono questi parcheggi. Voi l'avete visto, io andavo dietro al vostro ragionamento e volevo fare un'opera che risolutiva, ecco, né? Poi se si fa più piccola, bene, si può fare anche più Ma piccola. io se posso provare a fare una proposta di sintesi, se mi riesce. Cioè, terrei fermo lo schema di Alberto, che comunque ci ha fatto capire che la fattibilità c'è, però ridurrei un po' il parcheggio proprio come dimensioni a vantaggio di, che ne so, del recupero di un lavatoio, fermo restando che, come dice Riccardo, magari facciamo un'ipotesi, poi con Graziano verifichiamo con l'ufficio lavori pubblici quale potrebbe essere il costo del recupero di un lavatoio. E poi ve lo ridiciamo, nel senso che lì il rischio magari è di no, farla anche un po' troppo grosso quel parcheggio rispetto a un fenomeno che c'è, ma mi sembra, ascoltandovi soprattutto, di capire che sia un fenomeno non di quelle dimensioni lì, ecco. Cioè, dopo il rischio magari di avere un parcheggio che non viene utilizzato adeguatamente, ma ci può essere, no? Non so che cosa ne pensate di questa No, proposta di sono sintesi. d'accordo, io valutiamo, ecco, la mia era no, di valutare. Anche perché, così come evidenziato ora, sono 300 metri quadri, no? Quindi vado incontro a quello che dice Jacopo e dice Simone. Così come evidenziato ora, sono 300 metri quadri e ci sta e l'allargamento della strada di 1-2 metri, serve o non serve, però è previsto, e la possibilità di fare almeno 8 stalli, no? 8 stalli ci vengono, così come è fatto ora. Ora, 300 metri quadri, considerando 150-160 euro al metro quadro a fallo il parcheggio, no? Perché dico, sono, metti 160, sono 48.000 euro, ok? Poi ci sono anche il costo del terreno, che a Capezzano, in quella zona lì, almeno 25 euro al metro quadro, più che meno costa, quindi 48 è il costo, 300 per 25 sono 7.500, più 48.000 sono circa 56.000 euro, no? Ora, 56.000, poi paga anche gli oneri, ok? Per fare che mediamente sono una trentina di mila euro a No, scusa, abitazione. gli oneri poi li scomputa, se realizza il parcheggio. Ok, grazie dell'informazione. Quindi sono circa 60.000 euro. C'è a vedere quanto mettiamo sul piatto, quanto andiamo ad aggiungere ai 60.000 euro, che è il contributo del terreno più le opere. Giusto per darvi un metro di grandezza, eh? Ma è per quello che io dicevo, ci sta che l'opera del parcheggio sia sufficiente. Ecco, lo volevo quantificare in quel senso lì, perché la perequazione potrebbe essere sufficiente a fare il parcheggio. Ecco, punto. Poi. No, infatti ricordo la commissione di quell'intervento a Lido che in perequazione faceva recuperava tre lavatoi, mi sembra che venisse sui 60.000, 50.000, ecco. Sì, ora lì c'era Faccio un'unità come in... proporzione, dicevo lì c'era un'unità immobiliare in meno, però in una zona appunto. molto, in una zona molto più di Lì valore, è molto fronte di mare, valore. quasi. Secondo me più o meno ci siamo, eh. Cioè possiamo verificare con Graziano quanto può costare il recupero di un lavatoio, ma onestamente non starei a complicarla la previsione, mi sembra che un equilibrio ci sia, lo dico in tutta onestà. Appunto, io volevo dire questo.
Fatta in questa maniera qui mi sembra anche a me, chiaramente riducendo un po' il parcheggio, anche meno impattante, tanto voglio dire, se non servivano tutti quegli stalli, mi sembra meglio questa soluzione qui. Un'altra cosa che dicevo, Alberto, il parcheggio viene intorno all'abitazione vecchia che c'è in mezzo al terreno, cioè c'è un'abitazione, c'è un fabbricato. C'è un manufatto che viene demolito, il manufatto attualmente è qui. Ah, viene demolito però quello. Sì, la mannaggia, eh. Pensavo fosse baracca. Va bene, allora per me può andare bene così, sinceramente, allora, senza aggiungere altro. Non ho capito, per riassumere, si riduce il parcheggio a 300 metri quadri, come diceva Iacomini? Lasciare la scheda così com'è. Per me 300 metri quadri e due unità abitative. 300, va bene, 300 metri quadri di unità, ma ok? Se c'è qualche metro in più, ragazzi, certo. Altrimenti uno può lasciare, cos'è, 400 nella scheda? Uno può lasciare 400, magari prevedere anche, che ne so, che in sede progettuale ci sia un elemento di cura del verde, di corredo del parcheggio, per esempio, no? Nel senso che ci può essere anche un'attenzione dal punto di vista... Giusto, io infatti lascerei così. Cioè, lo spazio che c'è in più uno lo può anche utilizzare per far meglio il parcheggio, no? Dal punto di vista anche della divisione con l'unità... Come ha detto Alberto, la quinta verde, no? La quinta verde, sì, esatto. Praticamente dici i 100 metri in più, cioè i 100 metri che mancano arrivano a 400. Sì, ora io si sta facendo delle ipotesi, no? Può anche essere che il parcheggio viene 350 metri quadrati, cioè chi lo sa, insomma, si vedrà in sede progettuale. Però ecco, magari una cura del verde può essere anche un elemento di raccomandazione progettuale, sì, del verde di corredo. Praticamente uno stacco fra la cassa, fra il confine della serie della cassa e il parcheggio. Una quinta verde, via! Quando progetteranno il parcheggio ci penseranno come farlo, no? Ma se già gli si dà un'indicazione di cura del verde, come diceva l'assessore, può essere importante, no? No, ma io sono d'accordissimo, ecco, le due unità, ora mi ha spiegato bene Alberto il parcheggio, a me mi convince molto. Bene. È uguale a quella. Ok. Rimane uguale a. Sì, Graziano, possiamo, anche se non lo prendiamo in considerazione con questa osservazione, chiediamolo lo stesso anche fuori dalla questione delle perequazioni in generale, non solo di questa osservazione, una stima dei costi su quel lavatoio. Vabbè, questo sì, così, no, come comunicazione interna nostra, insomma. Sì, vabbè, sento di là un attimo quello che si può fare, va bene. Ok, allora siamo alla 348. Puoi togliermi la condivisione, Anto, grazie. È la Q3.3, Stefano. Questa, la scheda è solamente stata corretta. C'è stata la ridistribuzione della disposizione delle aree e una riduzione dell'altezza che da 10,50 passa a 7,50. Vabbè, questo se ne era discusso, mi sa, sì. Fabrizio ha disegnato la soluzione che era stata discussa con la commissione. Vi ricordate che c'era la problematica del fosso? Sì. Ma c'era il rischio di non poter fare i parcheggi, no? Vicino al fosso. Scusa. Sì, però se vi ricordate quel discorso che diceva Erra del fosso, è vero, era uscito fuori in commissione, ma c'era Fabrizio il Cinquini che simultaneamente aveva verificato e andava bene, cioè non c'erano, come è stato messo sulla cartografia nuova, andava bene così. No. Vi ricordate? Sono commissioni, mi pure. No, andava Alberto, bene. Il microfono. Alberto, il microfono.
appunto Fabrizio ha rifatto la ridistribuzione tenendo conto della problematica del fosso, perché il fosso avrebbe, come dire, spostato il fabbricato di 10 metri, no? E praticamente rendendo abbastanza difficile l'edificazione, ecco perché l'ha spostata, la parte grigia che sarebbe la parte fondiaria, l'ha allontanata. Infatti la commissione doveva rivedere questa nuova sistemazione, perché non l'avevate vista l'altra Ma volta. Lo possiamo guardare rispetto a com'era prima? Ce l'ha vedete là, qua? è in alto. Vedi, il grigio si attestava sul fosso. E quindi, siccome è un fosso nel Ah, reticolo sì. della 79, doveva stare a 10 metri, quindi il fabbricato ci sarebbe entrato molto difficilmente o sarebbe stato un intervento molto condizionato. È questa qui la 3.3. Sì, quella in alto, quella è l'adottato. E in basso è la nuova ridistribuzione Vabbè, che delle c'è parti. tagliato un pezzettino di verde. No, l'area edificabile l'ha spostata, non so. Scusate un attimo, un secondo. Stefano, puoi andare avanti? Voglio vedere se è stata corretta l'altezza, perché io ho notato Sì, che era abbastanza. è corretta È l'altezza. corretta? Ok, Non mi ricordo il numero delle unità, ecco, questo sì. bene, 4, bene. No, 4. è 4. Grazie. Ok, va bene. Ci sono osservazioni o si può procedere? Per me sì. Ok. Andiamo pure Manola, la prossima è Allora, la 300. 349, che è la Sì. TU 3.5. Anche qui c'era un problema relativamente alle distanze dai fossi del reticolo. Ed è stata ridisegnata l'area. Cioè quella era 3. 5, la 349. Ma qual è quella modificata? No. 3-4-3-4-9. 349. Scusa Io Stefano, non ho non c'è capito. l'adottato. Manola, ma qui No, non abbiamo cambiato la cartografia, eh? Io ho scritto, sentito all'agosto, ridisegnata l'area. La 349. Sì, parzialmente accolta. Io ho notato, sentito all'agosta, ridisegnata l'area. Allora è rimasto uguale? Che cos'è cambiato? Può vedere sulla cartografia? No, ma se non c'è sulla scheda norma, è quella lì, eh. Dovrebbe Io essere infatti, quella. modifica la scheda della raccoglie. Risulta già vista con un'altra osservazione, più proprietari. Osservazione 338. Io non ho nessun appunto di modifica Allora cartografica. sarà un punto mio. Allora niente, mi scuso. Sarà un refuso mio. No, onestamente anch'io non me la ricordavo, ora ho sentito che Infatti, c'è no, dopo. le modifiche qui non ce ne sono, Manola. Possiamo Vabbè, verificare, ma non ce mi scuso, allora n'è. Sì, niente. anche perché il parere è lo stesso poi, cioè. Esatto, Quindi sì. 349, ok. Ma in realtà c'è un aumento della superficie massima residenziale e delle unità immobiliari. Sì, ma non della distribuzione cartografica. E poi non è dovuto a quell'osservazione lì? Non lo so, no? Sono più osservazioni, la 338, la 349 e la 548. Quindi Esatto. probabilmente è in accoglimento di altre osservazioni. Io dell'unità immobiliare non ci ho segnato niente. Infatti si sono modificate con queste osservazioni qua, 338, quello che si evidenzia nella scheda norma in fondo.
Va bene, allora andiamo avanti. Scusate, cioè che se qui del numero da 12 a 16 io non me la ricordo. Cioè, la volevo rivedere, scusate. Come mai sono state portate a 16? C'è stata qualche osservazione che No, ma non me lo ricordo se me lo spiegate, cioè non è. Non me lo ricordo proprio questo passaggio qui. Bisogna andare a rivedere le osservazioni, le tre osservazioni. Allora, non ci leggo i numeri. 338, 349 e 548. 338, 349, 548? Sì. Che vado a prendere. Ok, quindi l'hai assunto. Sì, ma alle volte sai, mi fido, poi non so dove sono, non so quali sono. 338, lo ho guardato io. È la stessa. Ecco, allora già la 338 ce l'avete anche voi nel libro, chiedeva la modifica dei parametri urbanistici e chiedeva l'aumento del volume e l'aumento della superficie edificata da 960 a 1440, l'aumento delle unità immobiliari da 12 a 18. Anche quell'altra chiedeva la stessa. Come va? 338, Ma qui, 340. come per equazione, che c'era un ricordo, me la ricordo proprio. Ah, lo stesso anche la 349, È tutto richiedeva quello. le solite cose. Sì, le solite identiche. Ma sono dello stesso proprietario queste osservazioni? Allora aspetta, che ti No, no. guardo. No, sono persone diverse. Cioè, persone diverse, Però però sullo dello stesso lotto. stesso. Sì. Aspetta, ti guardo la 548. No, qui la 548. Anche la 548 sono altre persone e chiedono le stesse identiche cose. L'osservazione è la solita, presentata però da tre proprietari diversi in tre momenti diversi. Allora, questo è lo stato adottato del piano operativo e questo è lo stato modificato a seguito delle osservazioni. C'è quest'area in più e questa. Scusa, poi ecco, poi spegni. Ecco, allora aspetta, ecco. Dov'è? Io vedo. Questa in più, Questo vedi? adottato. L'ha adottato. Va bene? Questo è Sì. l'adottato. E Ma io questo? questo qui l'ho visto, io non c'ero, io. E questo è modificato. Ho capito. È questa qua. No, ma quella è un'altra sigla, è la TR. Infatti. Questa è la TR 3.5, Sì, Stefano. Non c'entra ci si nulla. riferisce a questa encima fra È via la Massoni TU e la. ci Ci si riferisce a via Massoni e via Paesetto, questa qua Sì. sua in alto, in cui come per equazione c'è, e si è visto anche ieri con la 300, non mi ricordo il numero, c'è la 338, mi pare, sì, c'è l'allargamento della via del Paesetto. Sì, E preciso. c'è il fatto che questi alloggi sono tutti di edilizia convenzionata, tant'è che mi ricordo che lo strumento attuativo è un piano di iniziativa pubblica o privata, vero? Può essere. Va rivista la scheda, io non me lo ricordo. Ma infatti, scusate, stavo riguardando nel frattempo i verbali, no? Non avete percepito niente, cioè si era evidenziato di levare in alternativa e dovrebbe essere stato usato. Poi Sì. che si parlava appunto di edilizia convenzionata e niente di che, e si decise appunto di
aumentare questi appartamenti, però non è che c'è stata una discussione particolare su quest'area. No, ma perché se n'era parlato anche, se ne è parlato tanto, che facevano l'allargamento della strada. Però scusate, scusate, mi sembra che Riccardo abbia semplicemente detto che lui non ha memoria, no, di questa cosa, o sì, perché, come capita a tutti, non ci si può ricordare tutto, o perché magari lui, non lo so, non c'era, non ce lo possiamo ricordare. Quindi chiedeva soltanto una verifica, no? La verifica mi pare l'abbiamo compiuta, e quindi va bene, insomma. Mi pare di capire da Riccardo che chiedesse quello, non, infatti, non obiettavo niente, non me la ricordavo. Sì. Vuoto di memoria. Oh, vabbè. Ma questo riguarda tutta l'edilizia convenzionata? Sì. Tutta la ora anch'io non mi ricordo i dettagli, ma sicuramente è stato chiesto un riequilibrio. E probabilmente noi abbiamo valutato che nei termini, diciamo, proposti dall'ufficio fosse corretto in ragione del convenzionamento degli alloggi. Io penso sì, questo. Sì. Aspettate un attimo. Mamma mia. Io ci sono, scusate. Allora procediamo, siamo alla 300... No, scusate. Sì. Dunque. Sì. Questa qui, ST4.1... rimane il parere dell'ufficio, voi membri della commissione non siete concordi, è stata cambiata l'altezza, è stata portata a 10,50. Questo è quell'intervento con l'atterraggio della cartiera, sì. Ecco, vedete l'altezza da 10 è stata portata a 10,50. Queste altre cose erano quelle di cui abbiamo discusso, insomma. Sì, in definitiva questa scheda... Sono queste note qui, Antonella, se c'hai... Sì. No, no, va bene. C'era un discorso che ci avevano chiesto, il discorso di valutare dal punto di vista finanziario, l'abbiamo discusso, sì. E si è arrivati appunto a cambiare l'altezza e con i pareri diversi la commissione, ecco, non c'è altre cose da dire. No, non c'è una cosa da dire, voglio capire una cosa. Qui in definitiva quante unità immobiliari la scheda propone in definitiva? 4 a Lido e 24 a Capezzano. Ecco, sono quelle lì, ok, sì. Grazie. Sì. Ok, 356. No, ti voglio una cosa, scusa Jacopo, che su questa scheda qui che chiedesti il dimensionamento, il carico urbanistico delle 24, l'avevi superato questo te? Cosa vuol dire carico urbanistico? Cioè, il problema che ponevo io, dicevi questo? Sì, del carico in quell'area dove vanno... 24 case, l'avevi superato te? L'avevo superato, sì, nel senso che avevo, mi pare che si fosse ragionato, credo che sia l'oggetto della 500, del disegno dell'area, questa si fa riferimento a Capezzano, e quindi della possibilità di avere una distribuzione diversa delle aree pubbliche anche in ragione di quell'impianto sportivo che c'è dietro e via via. Per me è superata.
E si fa, si procede. 357. Questa è l'SD 3.2 accolta. La commissione chiedeva che il parcheggio venisse realizzato con alto valore ambientale ed è stata integrata la scheda. Ok. Ecco, cioè, lì io resto, io sono d'accordo, lo dico perché è quella, se mi ricordo, è quella che si perdeva al parcheggio in via Ferrarin. No, no. Come no? Allora, io vedo la parte SD. Scusate, A me mi sembra che è quella che si perdeva al parcheggio in via Ferrarin. Allora, se no fatemela rivedere, non me la ricordo. Aspetta, aspetta, non mi sbaglio io, scusami Riccardo, mi sbaglio io. Sì, sì, è questa, quella che dicevi te, Riccardo. Ok. No, scusate, non è questo. Che c'entra via Ferrarin, scusate? Osservazione 357. No, è la 57. Sì. Sì, sì, la 57, sì. SD 3.2, questo e questo. È via Ferrarin. Perché quello lì, Stefano? Scusami, mi guardi quella. C'è scritto SD 3.2. No, ma l'osservazione 357. Io ci ho riportato sulle, che è la TR1.8. Torna Manola, scusami. Se l'ha fatto insieme a te, Antonella. Io ho riportato quello che... No, guarda il registro. È la SD, io ho nel registro, no, nel registro, nella tabella mia SD 3.2. Aspettate. Potrebbe che mi sbagli, però l'avevamo vista insieme. No, no, ora lo controlliamo, lo controlliamo. Allora, 3.5. No, l'osservazione 357 è la TR 1.8. Vedi, allora hai sbagliato. C'è un errore lì, sì. È la TR 3.1.8. Scusa, 1.8, sì, ho aperto l'osservazione e il punto è... Va bene, allora andiamo, Stefano, alla TR 1.8. È al telefono. Ma magari sente lo stesso. Scusate, non ho risposto al telefono. Andiamo alla TR 1.8, era sbagliato il codice. Ah. TR. TR, almeno Antonella ha detto TR 1.8. Sì. Sono andata ad aprire l'osservazione, quella lì. Questa via Quasimodo. Sì. Ecco, ci dovrebbe essere scritto parcheggio con alto valore ambientale, vai un pochino più avanti, ecco, vediamo. Ecco, è quel discorso lì, le sistemazioni comprendono altresì la realizzazione di una fascia verde, alberature, vegetazione, arbusti autoctone, di ambientazione e corretto inserimento paesaggistico del margine dell'area di sosta e parcheggio, con particolare attenzione per le aree a contatto con via Quasimodo. Va bene, questo era l'oggetto della precisazione per cui rivediamo l'osservazione. Va bene, va bene. Ricordatevi che quel riferimento lì all'SD32 è sbagliato e andiamo alla 359, se mi sono osservazioni. Prego Manola. Ecco, no, però la 359 io guardavo, Antonella, qui io
nella tabella mia è scritto TR 4.12, ma nel registro osservazione io ho TR 1.8. Aspetta che Anche controllo. nella 359. Aspetta, 359. Aspetta, è la 359, te lo dico subito. Ah, c'era qualcosa però che non ci tornava neanche ancora a noi. L'avevamo Allora. verificato il 30 dicembre e ho la nota, scheda da chiarire con architetto Cinquini, qualcosa di non chiaro. Quindi c'è ancora qualche cosa che non dobbiamo chiarire con l'architetto Allora, Cinquini. questa Questa qui, questa qui, scheda norma P, scheda quella norma del P. parcheggio grande, è la 4.12, quella in fondo a Camaiore. Apri un po', Stefano, 4.12. Scusate, questa qui non è quella che prevede il parcheggio Quello grande, da sì. Il sempre. parcheggione grande. Sì, Sì, parcheggiore grande, sì. quello è da quello sempre. grande. Che dà in cambio Esatto. è quella. Perché cioè, è legata a quell'intervento vicino Incava, che c'è quella scheda norma lì, vedi, Sì, ma 4.12, e in cambio ci dà il parcheggio. Ah, ecco, sì, quello da sempre, quello lì, no? Sì, ora mi ricordo. La commissione propone di scrivere sulla norma al momento della progettazione del parcheggio che venga inserito anche il verde e che non debba essere realizzato dal privato. Questo era quello che Esatto. era emerso dalle discussioni. Esatto. Ora La però, riguardandolo con l'Antonella, il 30 dicembre c'era qualcosa che non ci tornava. Esatto, non c'è, non, si era scordato, ho dimenticato il Cinquini, che però gli ho inviato la scheda da modificare, che non aveva messo appunto il discorso della realizzazione del parcheggio che non era a carico del privato, non l'avevamo letto sulla scheda, avevamo chiesto questa precisazione al Cinquini. No, Che però mi scusa, già c'è perché del. la cessione delle aree destinate a viabilità di progetto e di quelle destinate a parcheggio e aree di sosta e di progetto, posto la via lungo la via Bello Sguardo, area B. Ma Quindi quello già. che si era immaginato, mi pare Manola, se mi ricordo bene, era che cessione e realizzazione del parcheggio fossero comprese a carico del privato. La realizzazione delle aree verdi fosse invece a carico del comune. Andiamo un pochino avanti, Stefano, nella pagina, vai a cavallo. Aspetta, ah Francesco. no, finisce lì, sì. Finisce lì. Allora, sì, infatti c'era qualcosa che non ci tornava e la dovevamo rivedere, via. Magari Francesconi, Sì. vado a pigliare La successiva realizzazione del parcheggio con opera pubblica dovrà assicurare la formazione di fascia verde pubblica, testolina, sì, forse si voleva precisare questa roba qui perché non si capiva, sembrava che esatto. dovesse realizzare il privato. Esatto, c'è un po' di confusione lì, non è chiara. Infatti avevamo chiesto una precisazione Infatti, con Cinquini. scusate, non so se si può vedere la planimetria, ma non, mi pare che il ragionamento che si fece è questo qui, cioè che era necessaria un corretto inserimento paesaggistico, mi pare, no? Sì, perché c'era un margine nei confronti delle aree abitate, in sostanza, no? Esatto. No, no, ma siccome c'è scritto la realizzazione del verde, cioè non è che c'è una previsione di verde e una di parcheggio, c'è una previsione di parcheggio e si era posto il problema di una corretta ambientazione, giusto? Sì, non mi ricordo se c'era un. Volta avevo scritto che il verde non debba essere realizzato dal privato, Ma questo altrimenti infatti era a me non torna, nel senso che ora io non ricordo se l'area è a carico del privato, cioè se la realizzazione del parcheggio è a carico del privato o no. Se non è a vai carico più del privato, avanti, chiaramente. Stefano. Vai più avanti, Stefano. Cessione delle aree destinate a viabilità di progetto e di quelle destinate a parcheggi e aree di sosta di progetto, posto lungo la via Bellone. Qui si parlerebbe solo di cessione, non Ma realizzazione. può darsi perché mi pare che la contropartita è un'altra cessione, no? Se ricordo bene, giusto? Sì. E quindi niente, non c'è questo tema di chi realizza che cosa, nel senso che
se il parcheggio è a carico del comune, quando il comune fa il parcheggio dovrà curare Sì, anche fa anche il l'ambientazione. verde, fa anche il verde, sì, è vero. Va bene. Comunque. Va bene, quindi in buona sostanza non cambia nulla, nel senso che il parere è accolto, è riformulata soltanto quella parte lì, insomma. Quindi cedono solo l'area, non fanno niente, va bene? Sì, ma Sì, questo si questo è era già già la discusso, questo si era già discusso, non prima è che. lettura, sì, appunto. Va bene, no, per parlarne poi con Fabrizio. 360. Ok. Allora, era non accolta, rimane non accolta. È solamente modificata l'istruttoria del non accoglimento. Non so se vi ricordate, era quella richiesta che andava a intercettare un varco sulla via Italica. E quindi ritrovate nella mia tabella la riformulazione dell'istruttoria di non accoglimento. La proposta di trasformazione dell'area ubicata nel territorio. Ah, ecco, la 360. Magari riesci a far vedere, Stefano, l'area, la Sì, ce ingrandisci. l'abbiamo già, guarda. Ah, ce l'avete. La proposta di trasformazione dell'area ubicata nel territorio rurale, classificata dal PS vigente, quali ambito delle discontinuità. Varchi inedificati e visuali libere risulta non coerente con la disciplina del PS che persegue per tali ambiti il mantenimento e il ripristino delle continuità ambientali, paesaggistico e paesaggistico percettive, la loro tutela e salvaguardia finalizzato anche ad assicurare il contrasto alla crescita spaziale degli insediamenti. Questo andrebbe a sostituire la precedente che dava il contrario in quanto in area agricola. In realtà è agricola e c'è il varco. Perché prima si diceva che per l'accoglimento della stessa necessitava una variante al piano sarebbe necessitata una variante al piano strutturale non perseguibile in questa fase. Va bene, mi ricordo bene la discussione e non avevamo dubbi. Va Quindi, avanti, io ho sì. la 361 che è la TU se il numero è giusto 1.11. La commissione chiedeva una striscia di parcheggio nel lotto che diventa edificabile su via Cavallotti. Ed è stata corretta. Ho inserito il parcheggio, eccolo qua. Vedete quello piccolino? Quella strisciolina gialla. Questo qui era un parcheggio che c'era già, o mi sbaglio, che veniva già usato come parcheggio? Non mi ricordo bene questo passaggio qui. No, quella lì nell'adottato non l'avevamo messo nessun No, parcheggio. no, ma era già un'area dove ci parcheggiavano le Parli in quella dell'ospedale? Scusami, che ospedale, quella la a. fate vedere via Cavallotti? Scusate, è È un. un'area libera ora, Riccardo, che Sì. parcheggiano la gente, sì. Dicevo quello, già ci parcheggiavano, Secondo quell'area lì. me sì, si era visto anche con Google Map, dietro il mercato ortofrutticolo. Sì, che sennò si sarebbe perso. Esatto. E c'ha solo quella strisciolina lì di parcheggio?
Qual è l'adottato? Mi fa vedere quello corretto. Questo. Sì, è quella strisciolina lì. No, se torni indietro, se rivai di là su Google, lo vede. È questo qui bianco, vedi, Michela? Lì ci viene il parcheggio. Sì, ora non avrà quella superficie, sarà più piccola. E che superficie avrà? Infatti, lo vedi in proporzione? È piccolino per due villette. È piccolino, vedi? È un parcheggio a pettine. Ma ho capito che dimensione, volevo capire quello. Cioè, perché inserire un parcheggio così non ha senso, se è questa striscetta qui? È quella lì, sì, è quella lì. Ma le abbiamo le dimensioni del parcheggio? Quanti metri? Io la voglio vedere, non mi ricordo. Noi si disse di fare un parcheggio perché le macchine già ci parcheggiavano. No, voi avevate detto una striscia di parcheggio. No, io un parcheggio, sì, me lo ricordo bene io. Una striscia. Ora non lo so, Antonella, se c'hai il verbale, magari c'è qualche... Sì, guardiamo il verbale, che una striscia di parcheggio non l'ho detto. Io ho detto un parcheggio. Ditemi, scusate, mi ero assentata un attimo. Verifica io il verbale. Ho notato... Antonella, il verbale della 361, perché io avevo annotato che la commissione... Allora, che... qui nella commissione abbiamo riportato, la commissione propone l'inserimento di un parcheggio nella fondiaria, nella parte di via Cavallotti. Ecco, io avevo annotato un striscia di parcheggio. Non di una striscia. No, ora, il parcheggio, poi non so quante tanti, ma se ci fai la striscia conserva nulla, voglio vedere quanti sono le auto che ci vanno, no? Ma quanto è in superficie? Guardiamo quello. Appunto, spiegatemi quello. Qualcuno sta misurando, non so chi è. Sono io, ho fatto l'area. Ah, quanto è Stefano di lunghezza? Lunghezza? Aspetta. Non la profondità, la lunghezza, perché tanto... 15 metri. 15? Che è sto rumore? Io come faccio ad andare via con questi? Okay. E 5 circa. Sì, 5, quindi 15 diviso 2, 5, 6 posti macchina. Ma la T111 prevede appunto che superficie a parcheggio al di là di quella che è misurata lì? Andiamo un po' a vedere la scheda. L'area A. Vuoi andare un pochino avanti, Stefano, per vedere se parla del parcheggio? Scusate, Allora, questa previsione urbanistica è legata, no, sempre all'area che abbiamo visto prima di SEM, se ricordo bene. Era quello il cuore della previsione urbanistica. No, è un'altra questa. Questa è un'altra. No, non è un'altra. Sì, sì, è un'altra. No, ma è legata a quella. Lo vedi è legata che a sono... quella, Riccardo, lo no, vedi? Ma è la nuova previsione che c'è lì nel parcheggio, la TU1.11. Sì, sto dicendo che la previsione urbanistica di cui stiamo parlando ha il suo cuore nella previsione del parcheggio, diciamo della realizzazione di un grande parcheggio in quella zona lì del centro di Camaiore, che vi ricordate si articola in due schede. Perché se no si perde di vista, no, quello, diciamo, che abbiamo fatto fino ad ora. Mi ricordo bene che a un certo punto Riccardo disse, visto che via Felice Cavallotti è una via stretta e ogni tanto c'è un problema di, come dire, fenomeno, diciamo, no, di parcheggio, diciamo, non corretto, visto che ci siamo, no, diamo la possibilità di realizzare un parcheggio
che consenta un minimo di ordine in quella via che è, diciamo, abbastanza stretta e abbastanza congestionata. È andata così e noi abbiamo detto tutti quanti che andava bene. Quindi ora mi sembra giustamente, no, che l'ufficio abbia immaginato un parcheggio a linea, mi pare di capire, con un numero di posti auto che non è significativo, ma secondo me corrisponde a quell'esigenza che si era detto. Cioè, non vorrei che perdessimo di vista il fatto che l'obiettivo fondamentale è l'area di Sen, ecco, se no non tornerebbe neanche la perequazione. Scusate, ma lì ci sono anche due villette in costruzione. Sì, ma ci dà l'area di Ma Sen, l'area di Carlo, Sen cioè. la dà anche in considerazione del coso all'incava, no? Della modifica all'incava. Cioè, qui in più No, c'era. no, questa è un'altra scheda, eh. Questa è un'altra scheda che riguarda un'altra previsione, eh. Ci siamo? No, ma. Cioè, no, non è quella. Torniamo sull'immagine. Andate a prendere l'osservazione No, 361. no, tornate sull'immagine. Sono due schede enormi diverse. Questa è la TU1.11. Diverse. La TU1.11 prevede l'intervento di cui stiamo parlando con questo parcheggio che avevi suggerito te, Riccardo, a fronte della, mi sembra di ricordare, della Costruzione di cessione. due Eh? villette. Costruzione di due villette lì. Sì, dico, ma a fronte della realizzazione di due unità immobiliari, ci dà l'area, si può scorrere, scusa Stefano, che almeno io non la vedo, però può darsi sia un problema mio. La vedete? No, 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 ok, io ho restrinto lo zoom, la vedo. La vedete l'area gialla TU1.11 che è nella zona di Camaiore? SEM, chiamiamola così. Questa è la previsione urbanistica, ok? Se n'era ragionato, andava bene a tutti, Sì, con ma me la Riccardo che ricordo, aveva sì, ma detto. volevo dire, ma sì, me la ricordo che era legata. Però dicevo, qui a Lido si prevede la costruzione di due case e si disse che come ci viene anche altre due Sì. Sì, case, prevediamo anche dei parcheggi che non ci sono. e infatti l'ufficio l'ha previsto. Questo volevo dire, ecco, Ma volevo io non ricordare parcheggio. semplicemente. Sì, però volevo ricordare semplicemente che il cuore della perequazione non è il parcheggio di cui stiamo parlando ora, pur utile. Il cuore della No, quello perequazione è di qua. è venuto dopo, sono d'accordo, hai ragione. Questo volevo dire, tutto Ah, è qua. vero, è vero. No, dicevo, quindi qui ci verrebbero 6 macchine. Nel parcheggino che abbiamo previsto, sono 6 macchine. Ma no, la Sei Nutti si posti sente se auto. stai parlando. Che hai detto, Jacopo? Sei posti auto, ha detto la Manola, perché Quindi è torna, no? giusto Nel quello che dice. dimensionamento. Sì. Ma non c'è scritto sulla scheda 160 metri a parcheggio? Se di là ce ne viene 5 o 6 con 400. Quindi anche. 400 ce ne veniva molti di più. 300 aveva detto, 5 o 6 posti auto, non aveva detto Alberto su 300, poi si è detto ne lasciamo 400, ci si fa un po' di verde. Dico, qui su 160 come fanno a venircene 5? Ma no, Era più del 160. 50% dell'area era area di manovra, Michela. No, Ma nel mezzo anche. scusa, ma comunque qui sono 160 nella scheda. 160 metri. Almeno superficie minima di spazi pubblici da cedere gratuitamente, di cui a parcheggi e o aree di servizio per la mobilità, 160. È quello che ti dicevo, Manolla. Non capivo perché di là con 300 o 400 metri ci venivano 5 o 6 posti auto. Ora me l'ha detto lo Iacomini. E qui con 160 metri ci rimangono 5 o 6 posti auto. Ecco, Sì, ma non, io, siccome non cioè, sono un tecnico. la disposizione che aveva proposto Alberto prima c'aveva una piazza nel mezzo praticamente, no? Nel senso. Magari lo dico all'ufficio, ricontrollate il disegno perché Stefano aveva fatto un calcolo che era sui 90 metri quadrati, quindi ci sta che ci sia un problema di profondità, cioè per Sì, ma magari arrivare a una questione 160. di proporzione delle parti, no? Fra. Esatto, che quello che conta è la scheda, cioè non è Infatti. che conta il disegno, però già che ci siamo. Ok? Va bene, allora siamo
Detto questo, alla 372. Allora, dunque, la 372 si va è l'area delle bocchette, di cui anche qui ne abbiamo discusso molto. Io ho una nota, che questa 372 è collegata anche con un'altra osservazione cartografica, che è la 299. Allora, aspettate che la vada a pigliare. La 372 era presentata da diversi cittadini che chiedevano in pratica una riconfigurazione dell'area, delle attrezzature sportive di progetto, secondo i limiti che loro davano in un allegato di allontanamento di quest'area rispetto alle loro proprietà, alle loro case, lasciando aree anche agricole di pertinenza di ciascuna abitazione, considerando il limite di almeno 50 metri. Allora, la commissione aveva chiesto che fosse verificata che la proprietà fosse la solita. R. Iacomini, questa è la nota che ho io, verificare se hanno titolarità a chiederlo. Se ok, io ho questa nota, si allarga il perimetro verso Camaiore. Esatto. È così. E è stata allargata, mi sembra. Antonella, ci sei ancora? Sono qui. Solo una esatto, appunto, la strisciolina in pratica. Sì, bravo, quella lì, che era prima attaccata all'abitazione, invece ora gli abbiamo dato, mi sembra, 5 metri. Io poi avevo chiesto un altro sforzo da parte della commissione, che oltre che fare quella strisciolina lì, siccome c'erano presenti dei manufatti e degli orti coltivati e questo ulteriore sforzo non avrebbe inefficiato la previsione, di allungarci di qualcos'altro, come avevo fatto vedere la volta scorsa, che a memoria ho preparato, se mi dà un attimo l'Antonella. Alberto, ma su questa osservazione o su un'altra? Beh, ecco, era più collegato, Alberto, quello che dicevi. Penso, forse bisogna discuterne insieme questa osservazione. È la 299, che è una cartografica. Ah, ok, scusa, volevo... Forse, diciamo... Sì, l'argomento mi ricordo che era stato, come dire, era venuto fuori proprio nella perimetrazione delle aree. Avevo chiesto oltre la strisciolina qua, e avevo già fatto una previsione di quello. I denti, sì. Ok. No, io volevo chiedere una cosa, scusate, su questa perimetrazione qui, come ricordo bene. Noi abbiamo, me la fate rivedere quello che chiedevano, perché mi sembrava fosse una perimetrazione, non solo di quel tratto lì. No, era questo. La sommatoria era questa. Ma le prendiamo un attimo, una per una, perché sennò secondo me... No, capito Alberto, questa, ma dicevo quell'altra io, di prima. Ah, ok, allora levatemi la condivisione e fate lavorare l'Antonella e la Manone. No, allora... Io dicevo, che mi fate vedere sopra quello che chiedevano. Ecco, bravo, era quello che ti volevo. Allora, loro chiedevano molto questi di più. Questi sono tutti richiedenti, no? Vai un pochino avanti, Stefano. Scusate, ecco. Però voglio, se no si rifanno discussioni già fatte, lo dico per aiutare. Loro chiedevano molto di più e noi abbiamo fatto un ragionamento sulla, da un lato, ricognizione delle residi, no? Cioè cercare di riconoscere a ciascuna unità abitativa una certa reserve. Più abbiamo aggiunto un ulteriore ragionamento, come dire, di adeguato allontanamento, no, della nuova previsione rispetto alle abitazioni. Questo è il ragionamento che si è fatto. E si è fatto, diciamo, via via che le varie osservazioni proponevano questo tema, perché non ce n'è soltanto una di osservazioni. Niente, io da quel che capisco, verifichiamolo, l'ufficio alla fine ha potuto, anche verificando le proprietà, accertare che quello che chiedeva la commissione era fattibile ed è stato fatto. Quindi ora poi rivediamolo, ma insomma se ne è parlato, ecco, questo volevo dire. No, ma se ne è parlato, ma non mi ricordo se loro chiedevano la modifica di tutta, non solo di quel tratto che abbiamo allargato, capito? No, questa è un'osservazione, Riccardo.
che chiedevano anche, vi ricordate, che l'E2 fosse spostato sull'F2 e l'F2 fosse spostato sull'E2, però non mi ricordo qual era l'osservazione. Ma, però ha ragione Simone, scusate, e anche Alberto. Allora, nel farsi della discussione, gli argomenti su cui eravamo stati attenti riguardavano le delimitazioni e le perimetrazioni fra le funzioni pubbliche, che sono le F2, le previsioni, diciamo, di utilizzo pubblico, e quelle che invece riguardano le aree resedi. E ha ragione Alberto, nel senso che un ulteriore ragionamento sospeso era rimasto nei confronti di quei denti che ha fatto vedere, perché c'erano delle, diciamo, delle tracce sul territorio che attestavano l'utilizzo dei suoli. Questo era il punto, no? Alberto, correggimi se sbaglio. E è questo è questa la questione. Però effettivamente è una questione cartografica questa qui. No, Quindi cioè direi. diciamo sì, quella, la 372 fa riferimento alla perimetrazione, ora non mi ricordo come si chiama, insomma, che definiva quell'area per le attività sportive, mentre quell'altra, la 299, la troveremo tra quelle cartografiche, anche questa mi risultava sospesa, insomma, da rivedere. Va bene, ma insomma, l'ufficio ha fatto quello che ha chiesto la commissione. Ora, se no, rifacciamo la discussione. Sì, no, no, va bene, va bene, va bene, va bene. Volevo solo sincerare della Sì, bontà no, della cosa. c'è. Sì, però noi non diciamo nell'osservazione l'allargamento che è stato fatto solo su questa parte qui, eh? Ma infatti è quello che dicevo io, mi sembrava che avessi chiesto tutto l'allargamento, tutto è quello che volevo capire. Io lo feci già, lo dissi già all'epoca, e però sì. Boh. Scusate, ma non ho capito qual è il problema, forse mi sfugge a me. Qual è il problema? L'allargamento è stato fatto solo una piccola strisciolina verso Camaiore e non verso, diciamo, Pietrasanta, come quello schema che è sul video. E quello schema che è sul video, che cos'è? Questo schema che è sul video è quello che avevo proposto io la volta scorsa. Dico, oltre l'ulteriore sforzo è oltre a questa strisciolina qua che si era data per allontanare dai fabbricati, siccome qua queste erano orti coltivati e c'erano dei vigneti a servizio di queste abitazioni qua, se si poteva fare questo sforzo qui, che si era già fatta la valutazione, che avevo fatto vedere le distanze che non inficiavano. Se volessimo costruire lì gli spogliatoi o un parcheggio o qualsiasi altra pertinenza dei campi da calcio che ho previsti qui, questo sforzo qui avrebbe accontentato buona parte di quelli che erano gli istanti e non avrebbe precluso la possibilità dello sviluppo della previsione. Però io non mi ricordo qual era la conclusione a cui fummo giunti in commissione, Ci saremmo nel senso riservati. che, mentre l'allargamento verso Camaiore, no, ha quel tipo di effetto che dici tu, Alberto, cioè di ulteriormente distanziare in particolare un edificio da quel che si vede qui rispetto alla previsione. L'allargamento verso Pietrasanta estende in profondità la resede e sulla resede noi abbiamo fatto per tutti i cittadini, no, un ragionamento attento dal punto di vista della ricognizione della resede. Per cui, per l'amor di Dio, io non ho la memoria così, diciamo, fulgida per ricordarmi l'esatto punto di arrivo. Però se l'esatto punto di arrivo è stato quello dell'allargamento su Camaiore, diciamo, mi torna. E si sta a quello. Se poi invece per una serie di motivi
la commissione aveva chiesto dell'altro, per l'amor di Dio, qui siamo in una fase semplicemente di verifica, no? Di quello che la commissione ha detto all'ufficio, per cui si sta a quel che ha detto la commissione dopo quella discussione che è stata, insomma, siccome c'erano varie osservazioni, lunga e approfondita. Per cui invito l'ufficio a riverificare esattamente, tanto è tutto registrato, quello a cui era giunta la commissione e muoversi di conseguenza. Se l'ufficio è sicuro del fatto che la commissione aveva detto allargamento solo su Camaiore, si sta a quello che ha detto la commissione quando se ne è parlato l'ultima volta. Va bene, si guarderà. Sì, riverificatelo e va bene. Verificare verbale. Sulla 372, va bene. Sì. 392. Allora, la 392 è la TR 3.7. Io ho questa nota qui. Da 100 a 80 superficie dell'alloggio. Ah, è quella collegata, vi ricordate, a quell'intervento a Santa Lucia? Più di mettere sulla scheda la realizzazione di belvedere parcheggio nella parte perequativa. Ed è stata corretta. Quindi guardiamo la scheda. Che sarebbe? La TR 3.7, sempre se non è sbagliato, perché a questo punto Ma è quella che praticamente c'aveva quella baracca lì accanto al parcheggio a Santa Lucia bravo, che. e in cambio, no, veniva tolta la baracca e faceva una nuova edificazione Sì, lì a però Capezzano. togliendo tutti quei manufatti che c'aveva internamente, mi ricordo che c'aveva Sì, tanta. bravo. Sì. Era quella lì. E io ho questa nota qui. Portare da 100 a 80 la superficie dell'alloggio. Non Sì, ricordo. ma se n'era ragionato tanto. Va bene, ora Sì. io avevamo ricontrollato e secondo noi andava bene, però magari diamogli un'occhiata. Sì, guardiamo anche tutto, mi ricordo che c'avevate una serie di manufatti interni, che Alberto disse è bene fare pulizia e togliere tutto. Dico bene, Alberto? Scusate, ero al telefono con la segreteria del sindaco. Quindi da verificare se è stata ridotta la superficie dell'alloggio. L'avete già visto? È quella di In Santa Santa Lucia. Lucia, sì, ecco. Ecco, vedete, è stato portato a 80. E più dovrebbe essere specificata la realizzazione del belvedere parcheggio per la parte perequativa. Ma torna, va bene. Torna, va Sì, ma bene, va era anche bene. detto che tutto all'interno di quell'area lì tutto quello che c'era andava tolto. È È scritto previa scritto. demolizione di tutti gli edifici e manufatti posti nelle aree. Dove l'hai visto? Nell'asterisco, Asterisco. guarda lì Asterisco. ora lo schermata che vedi. Bene. Ah, giusto, sì, l'ho visto, grazie. Che poi in definitiva è la baracca d'alluminio di lamiera. Sì, nell'area di Santa Lucia. Di sotto c'è anche Nell'area A, altri nell'area A con baraccamenti. tutte le pertinenze. Sì, altri baraccamenti. Bene, 300, no, No, 405. 405 TR 1.6. Io ho questa nota qui. Togliere dalla scheda il termine realizzazione. Esatto. Io avevo annotato verificare con commissione per Sì. sicurezza. Sì, lo sapete che non mi ricordo per cosa. Sì, c'era il termine di realizzazione della scheda norma da togliere Ma e perché basta. verificare con la commissione? Ho scritto. Per eccesso di scrupolo, guardiamo. Sì. 1.6, dove siamo? Via Manfredi, angolo via Colombo. No, aspetta, sto sbagliando. Sì, no, questa qui. R1.6. È la TR 1.6 dovrebbe essere. Sì, ci stiamo andando. Qual è lì? Ok. Scendi un po' giù. Ancora, ancora.
Eccola lì. Ecco, è stato tolto. Ah, perché c'era il convenzionamento. Sì, va Sì, bene. sì, sì, sì. Ok? Sì. Degli spazi di sosta, va bene, in quota non inferiore al 20%. Sì, 409. 409, la Q1.4, la Commissione propone di aggiungere anche la realizzazione della rescissione e mi risulta corretto. Eccolo, lo vedete, è comprensiva della Sì, rescissione. sì, sì, Poi sì. Va bene. ok, allora, la 400 qui, 15 è la TR1.3. Scusa Antonella, tu adesso lasci, ma la connessione rimane? No, tranquilli, tranquilli. Da tutto in mano a Stefano, non vi preoccupate, non succede niente. Ok, va Per bene. cui ci sentiamo la prossima settimana. Purtroppo ho avuto un problema. Ti saluto. Ciao. Ciao, Ciao. ciao. Allora, la 415 TR1.3, io Ah. avevo scritto correggere destinazione d'uso, mettere residenziale. E è stato inserito. Ok, dove siamo? Siamo 415. Via Via del Tetro. Lenzetto. Ah, forse era nelle destinazioni d'uso, va in pochino. Eccolo. Vedete? È stato inserito residenziale. Sì, io qui mi ricordo che era il discorso che io prevedevo, cioè avere fosse un parcheggio, piuttosto che dare a verde. Scusami Riccardo, cosa dicevi che fosse? Perché era partita come commerciale o direzionale di servizio ed è stata modificata la destinazione d'uso. Sì, vabbè. Ammissibile. Sì, ok. Va bene? Sì. Ok. Allora, la 419, la TR 4.8. La Commissione dà mandato all'ufficio di trovare la formula migliore sul recupero o restauro fornace e il parcheggio. Vi ricordate che c'era questa difficoltà, no, a definire il tipo di intervento? E appunto è stato fatto, diamo un'occhiata alla scheda. È la TR 4.8. No, non mi torna. No, non No, più, no. eh. È la ex Cartier, è l'ex Ecco, la Fornace. fornace. Eccoci, ci siamo. Vai un pochino avanti, vai un pochino avanti, vai ancora avanti. Ecco, aspetta, va ancora avanti. Ecco, noi l'avremmo scritto così. Sì, sulla formula cioè di che farne del fornace c'era la questione del restauro, che va Sì, bene, infatti, pare vedi, è l'abbia aperto. stato inserito da restaurare, previo rilevo critico, anche introducendo soluzioni tecniche per la messa in sicurezza, perché chiaramente anche il restauro deve tener conto poi di problematiche specifiche, la sismica e così via, insomma. Noi l'avremmo scritta qui, così. E all'inizio messa in sicurezza e consolidamento conservativo invece che recupero. A noi ci viene in mente, l'abbiamo fatta con cinquini questa, eh? No, no, ma va bene, la formulazione iniziale c'era l'ambiguità della sola messa in sicurezza, no? Che poteva Sì, essere poi. prima era messa in sicurezza e recupero, quindi era un po' generica e noi abbiamo eliminato recupero e messo consolidamento conservativo. Sì, e restauro che stabilizza la situazione, va bene. E Va poi c'era il bene? discorso del parcheggio, non mi ricordo per cosa. No,
restauro fornace e il parcheggio. Ah, sì, era la localizzazione questo che avevate proposto giustamente di sistemarlo dove c'era quegli edifici, le pertinenze, insomma, diciamo, no? Di rute. Sì, io il parcheggio lì, ma dove abbiamo deciso di farlo? Perché lì mi ricordo c'era una discussione se farlo sopra o sotto. Sì, però c'era un pezzetto di trasformazione fondiaria, ti ricordi? Sì. C'era da dire, il parcheggio stava anzi, cioè era. Era sopra, Sopra, sì. era sopra il parcheggio. Sì, perché sotto ci andava la trasformazione fondiaria. La retrasformazione andava sotto, è stata invertita rispetto a com'è sul regolamento urbanistico, diciamo, cioè com'era sul piano che volevano presentare. Parcheggio stava meglio sotto, era più facile. Ora non mi ricordo perché non si decise di metterlo lì. Ora non me lo ricordo onestamente. Perché Anche c'erano grazie. due ragionamenti, secondo me, che erano quelli della trasformazione fondiaria da confinare sotto e dell'accessibilità all'area che consigliava, insomma, di poterlo sistemare sopra, tenuto conto che sì, era più semplice. Mi sembra molto meglio sotto che sopra. Ma c'era da trovare posto anche alla trasformazione fondiaria. Sì, ma in effetti l'altra volta anch'io feci lo stesso ragionamento, che mi sembrava una cosa più semplice farlo sotto e lo facevi anche subito volendo. Era Infatti. un problema, però era un problema per farci le costruzioni dopo, perché no, non ci stavano, non ci veniva, insomma, poche parole, così mi fu detto. Sì. Non comportano grandi danni, il dolore e l'infiammazione legati al suolo Va non bene. sono contaminati da Siamo Manola. sì. 10 anni. Quattro e 41. Aspetta, sì, 4,41 più 4,8. Deve essere modificata istruttoria, correzione errore univoco, verificare il reticolo idrografico del posto, aggiungere la realizzazione. Anche qui abbiamo fatto tutto, abbiamo ricorretto tutto. Ok. Ok. Bene, direi di procedere allora. 448. Allora, 448 era non accolta, è stata solamente modificata l'istruttoria, nella quale è stato aggiunto il problema acustico. La 448 è vicino all'autostrada, Stefano. Chiedevano una scheda norma al mappale 783 del foglio 48. Non era stata accolta questa richiesta, è solamente stata riformulata l'istruttoria, perché questa richiesta di nuova edificazione sarebbe, ecco, la vedete, sarebbe anche in contrasto con il piano acustico, perché come vedete loro chiedevano l'inserimento, non hanno capito neanche bene, insomma, un'area B3 all'interno di quest'area, cioè limitrofa a un'area industriale che il piano di classificazione acustica vieta, diciamo, la realizzazione di nuove residenze. Quindi è stata solamente integrata l'istruttoria di non accoglimento. Ce l'avete nella tabella che vi ho mandato, perché io avrei scritto la proposta di introduzione di una nuova previsione di trasformazione scheda norma, e questo è l'inserimento che ho fatto, oltre a evidenziare problematiche legate alla classificazione acustica dell'area, caratterizzata dalla prevalente destinazione produttiva, questo è il nuovo inserimento,
non rappresenta particolare rilevanza sotto il profilo degli interessi pubblici e generali e della conseguente realizzazione di opere pubbliche volte a migliorare la dotazione di standard urbanistici, attrezzature e servizi territoriali, mancando inoltre di conseguire specifici obiettivi definiti nella strategia di sviluppo sostenibile del PS, che è la formula standard con la quale in genere abbiamo motivato. Mi ricordo che in fase di discussione venne ulteriormente insomma sottoposta l'attenzione della commissione proprio da parte dell'ufficio, no? Questo aspetto qui acustico. Infatti, che non cambia nulla, ma insomma aggrava la questione. Solo, come dire, più completa la risposta. Sì, non cambia neanche nelle valutazioni nostre, che comunque erano collimanti. Ok, si può procedere per me. Allora, quella successiva, la 452, è la TU 1.3. Avevamo precisato che mancava l'individuazione parcheggio pubblico su Via Alferi. Allora, questa vi passo quello che ha detto l'architetto Cinquini. Lui ritiene che, trattandosi di un intervento soggetto a piano attuativo, sarà il piano a definire l'articolazione delle aree, pertanto non si procede alla modifica cartografica. È la TU 1.3. Tra l'altro vedo che era stato anche cancellato dalla commissione la realizzazione del parcheggio. C'è qualcosa che non mi torna. Non mi torna neanche a me. Vero? Puoi tornare dove eri prima, Stefano? Ecco, fermati qui, eh. Cioè, siccome, come vedete, quelle in verdi sono le modifiche che sono scaturite dalla discussione in commissione. Allora, nell'adottato c'era realizzazione e cessione del parcheggio e area di sosta su Via Alfieri, anche di servizio e ingresso all'area a verde attrezzato. Ora, io ho la nota che la commissione rilevava che manca l'individuazione del parcheggio pubblico. E qui però vedo proprio scancellato questa precisazione. Io non mi ricordo. Se volete riverificare con il verbale con l'Antonella, ora, perché purtroppo l'Antonella non c'è, se no si poteva fare. Insomma, questo è l'unico aspetto. Verificare verbale. Va bene. Allora andiamo alla 454. È un parcheggio a Nocchi. È sul mappale 494, foglio di mappa 63. La cosa non la so, la scheda. Hai capito, Stefano, qual è quel parcheggio vicino? Ecco, bravo, hai capito. Questo è stato proprio totalmente modificato, accogliendo l'osservazione. È stato eliminato il verde pubblico ed è rimasto una parte a parcheggio residuo. Sì, lungo la viabilità. Sì. Sì. C'era un parcheggio come? Quanti metri sono? Quanti metri va misurata, Stefano? Vabbè, ma guardiamo la scheda, ci sarà, no? Io vorrei vedere quello che è scritto nella scheda. Sì, sì. Cento metri quadri ti risulta? Scusate, ma la scheda non c'è. Sì, ci sarà quella delle nuove previsioni o no? C'è scritto i due e basta.
Prova un po' a vedere nell'indice, ci dovrebbe essere, no? In basso. Ecco, i due lì. Quindi due. No. Quella lì. No, un altro. Un altro. No, c'è campo sportivo, Nocchi. Punto 7. E quella si è guardata ora. Ah, scusa. Un altro. Ma non è il 2, non è il 2. Guarda il 2. Almeno ci ho visto un numero, 2. Prova questo. È quello lì. È quello. È quello lì. Vai, vai avanti. Eccolo. Ma questo, è, questo era... Ecco, sì, sì, l'adottato e modificato. Sì. Vai un po' a vedere i quantitativi, Stefano, vai avanti, ecco. 300. Ma non corrisponde in cartografia. Allora, ha detto Simone di presentarmi perché devo registrare. Va bene, ma sì. Aspetta, aspetta. Cioè, non, in cartografia è un pochino più piccino, bisogna, al limite... Con Fabrizio, lo chiarisco con sì, Fabrizio. Ma insomma, è una questione grafica. Se nella scheda c'è scritto 300 è perché si è recepito la modifica, vedo, eh? Cioè, l'avete modificata la scheda. Manola? Ma Manola non ci sente? No, no, ci sono, scusatemi. La 457 da accolta. Scusa, scusa. No. Scusate, là va modificata la scheda. No, non è che va modificata la scheda. La 454. Manola? Sì. Allora, la 454 vedo dalla scheda che voi l'avete modificata, perché è stato eliminato il verde, quindi è stata modificata. Sì. C'è soltanto in cartografia un po' piccino lo spazio da parcheggio, ma insomma no, è una questione grafica. L'ho già segnato, Jacopo, lo verifico con Fabrizio, purtroppo lo posso fare dopo. Sì, ma insomma è una questione grafica, prevale la scheda. No, però è giusto, insomma, se si va, sì. Cioè, ora non è che nessuno pretende che tornino al centimetro, però se va da 1800 e poi c'è scritto 300, insomma. Oh. No, no, ma già che si è visto, diamine. Mi sembra giusto che, insomma, più o meno deve tornare, ecco. Sarà 280, sarà 310, ma insomma, ecco. Diamine, 100... diamine. Poi, di già che si è visto, va bene. Devo sentire Fabrizio e poi vi tengo informato. Va bene. 457. Posso dire una cosa tecnica? Certo. Allora, io lo rimisuro. Scusate, vi devo informare che è arrivato l'assessore Pierucci per, sì, per, ecco, sì, è per la questione delle bocchette. Sì, sì. Sì. Ma quanti ce n'è più? Un attimo, finiamo quello che voleva dire Stefano, voglio sentire. Io volevo dire sì, che qui la misurazione mi dà 100 metri quadri, no? Provo a rimisurarlo. Così. Sì. Se prevale la scheda, la differenza è notevole, diventa tre volte tanto. Sì, ma va bene, ma c'è stato un errore lì, perché probabilmente, non so perché, però se si guarda la scheda, mi pare che corrisponda con quello che si diceva, no? Cioè, non vogliamo, rispetto a quello che c'era stato presentato all'inizio, il verde pubblico. Cioè, non è che non vogliamo il parcheggio, non vogliamo il verde pubblico.
Sì, ma qual è il problema? È della dimensione, perché in cartografia c'ho 100 metri quadri, nella scheda ce l'ho 300. È vero che ha valenza la scheda, è vero. Quello che è scritto sono 300 metri quadri, però mi piacerebbe che ci fosse abbastanza coincidenza, no? Perché sennò è un po' strano. Infatti va modificata secondo me la cartografia. Sì, ma scusate, ma non va benissimo, no? Però non, cerchiamo di non perderci in un bicchiere d'acqua, nel senso, non c'è dubbio che la cartografia deve essere il più possibile allineata alla scheda. Dopodiché abbiamo la sicurezza, diciamo, no? In un eventuale conflitto, perché Fabrizio ce l'ha spiegato più volte, che quello che conta è la scheda e non la restituzione grafica, che può essere anche Però non quando vado a coincidente. realizzare l'opera pubblica, io poi non ho la conformità urbanistica, Simone. Come non c'è la conformità Eh urbanistica, no, perché se Manola? questi sono 100 metri quadri, Simone, se questi sono Ma 100 dov'è metri quadri descritta? e invece sono 300, mi intercetta anche quest'area qui celestina. No, ma scusate, scusate. Le regole sono due. Fabrizio ce l'ha spiegate più volte. Una regola è che le dimensioni le dà la scheda norma. L'altra regola è che se poi le dimensioni reali delle aree sono leggermente diverse da quelle, diciamo, previste nella scheda, no? Cioè ho messo una superficie territoriale di 1000 metri quadrati e poi la superficie territoriale è 900. Tutto si riproporziona in funzione della reale superficie. È chiaro che ora qui è un caso, diciamo, particolare perché c'è una differenza troppo grossa e quindi va verificata effettivamente. Nel senso che non vorrei che qui ci fosse un errore, appunto, nella ricognizione delle dimensioni reali. Quindi sì, verificatelo, ci mancherebbe. Perché 300 metri quadri andrebbe fino in fondo alla tacca, Simone, non è Ma una può darsi cosa da che lì poco. sia un errore allora che è nella scheda, cioè, Può e non darsi nella che cartografia. no, sì. Insomma, lo Fate devo una verificare verifica. con Fabrizio. Certo, Sì. lo diceva la commissione, lo verificherò con Fabrizio. Sì. La 457 è la TU 4.7 che da accolta diventa parzialmente accolta. È una nuova scheda che chiedeva 120, le ne abbiamo dati 100. Ecco perché da accolta diventa parzialmente accolta. È in via Misciano, ecco, è quella lì. Chiedeva 140, ma no. No, 120, Non è Michela. Paolino. Sull'osservazione c'è scritto 140. 40 di che? 140 ho detto. Ah. Ah No. sì, hai ragione, Michela, ho sbagliato io. Hai E ragione, non scusa. andava. Da E lei. 140 ne abbiamo dati 100. In cambio di, perché io non ero presente a questa osservazione, me la fate rivedere? Lo vedi nella scheda, c'è quella piccola area che è un parcheggino, diciamo. Eccolo, lo vedi? Vedi quel triangoletto giallo? I due? Lungo la Sì, via. No, lo no, vedo. aspettano troppa grazia, torna. Bravo, ecco, fermati lì. E perché è stata ridimensionata Manola per la commissione? Pensava che fosse troppo, 140? È un appunto che ci avevo io questa. Parliamo insieme. Il parcheggio quanto è grande, Manola? Il parcheggio te lo vedo sulla scheda 150. E l'altro invece che si era. È la 150. superficie indicata nella scheda, Michela. Come? È la superficie indicata nella scheda 150. Sto 150. leggendo la scheda. Quindi te hai diminuito la superficie fondiaria? Sì, l'abbiamo portata a 80. Non No, a 100, quindi. scusami, la superficie residenziale, eh. Ma mi hai detto che l'avevi portata a 100?
è vero. Chiedeva 120. Io avevo questa nota che chiedeva chiedeva 140 e l'avete portato a 80, l'avete quasi dimezzata. Poi qui c'è scritto 100, questa scheda qui non mi è chiara a me, eh. Sentire Fabrizio, portati a 80. Sì, in effetti portati a 80, sì, è 80. Sì, Ma perché? Ecco, vorrei capire quello. perché è poca l'area che ci Perché è danno. un, insomma, Mi ricordo questa qui, se non mi sbaglio, che è piccolo, quell'area lì. Però ecco, sì. È li un'ipoteca. verifichiamo. Aspettate che mi sia uscito tutto qui, aspettatemi un attimo. Sì, la porzione di area che viene ceduta per la funzione a parcheggio è modesta, e anzi, cioè, è quella che poi gli consente di regolarizzare l'area in questione. Eravamo Comunque, anche un po' al limite, qui mi ricordo. fermi che mi è uscito tutto, aspettatemi un attimo. Dicevo, magari Antonella, Non ce l'abbiamo l'Antonella, Simone? Antonella. Ah, si è scollegata? Eh sì, aveva quell'impegno col figlio. Ah, ok. L'hanno ridotta di tanto, Simone, voglio dire, ne chiedeva 140, io sono convinta, riducila un pochino, ma a 80 addirittura. Però Michela, per l'amor di Dio, siamo qui, no? Ci mancherebbe. Il lavoro che si sta facendo oggi è di verifica di quello che la commissione ha indicato all'ufficio, no? Per cui ora è chiaro che la memoria di ciascuno di noi ha dei limiti, anche perché abbiamo visto No, centinaia scusami di Simone, non è la memoria, è proprio che io non c'ero a questa osservazione, è per quello No, che avevo no, no, chiesto di appunto, dico, quindi, rivederla. cioè, mi verrebbe da dire, ecco, magari per scrupolo diciamo all'ufficio che poi verifichi il verbale, per quello chiedevo se c'era l'Antonella, però probabilmente si è fatto un ragionamento, io credo di carattere di equilibrio, vedrai Michela, nel senso che a fronte di un parcheggio non particolarmente significativo dal punto di vista della grandezza, perché è 150 metri quadrati, se vedo bene, si è valutato che una unità immobiliare fosse sufficiente. Credo che il ragionamento che è stato fatto è questo, immagino, Però abbiamo i verbali, abbiamo le registrazioni, quindi lo Sì, se si possiamo può rivedere, perché qui portati 80, poi confidare. invece era scritto 100, cioè mi sembra che, no, che ci sia un po' di confusione su questa. Va bene, ricontrollate ufficio come è stato per quell'altra prima che si è detto del verbale. Ok. Allora, la 471 è la più 8.1 e quell'intervento a Montemagno. Da accolta è diventata parzialmente accolta e la commissione aveva chiesto di specificare la larghezza del percorso per mezzi di servizio al cimitero dandogli una larghezza. E noi con Fabrizio è stato inserito, non so se vedete, ma in cartografia è stato messo questo percorso da realizzare. Sì, E col margine più largo, sì. sì. E poi nella scheda, se vai un pochino più avanti, Stefano, ecco, aspetta, ecco, è in questo punto qui. Realizzazione di una fascia verde di ambientazione e corretto inserimento paesaggistico, corredata di filari di alberature di alto fusto e vegetazione autoctona, sul margine, qui c'è sempre un errore, esterno, lungo la via provinciale, nonché di percorso ciclopedonale di collegamento tra il centro abitato e il cimitero. Anche in elevazione rispetto al livello della viabilità, nel rispetto delle conformazioni orografiche esistenti. Si può scorrere un secondo la scheda?
Non c'è altro. No. Ma no, la scusa, se noi inserissimo del percorso ciclopedonale e di servizio, non sarebbe più chiaro? E anche nel momento in cui poi dopo va fatto il progetto, capito? Va bene, giusto, ha ragione. Inserire di servizio. Perfetto. Va bene. Se sono d'accordo anche gli altri, si va avanti. Allora, 472 SD 1.1, noi abbiamo una nota, anche con l'Antonella non ci ricordavamo, che la Commissione ricorda di allinearsi ad altre osservazioni simili. E noi non ci si ricorda che allineamento ci si doveva fare. È la SD 1.1, io c'ho solo da mettere superfici limitrofe, mettere caso nella scheda. E poi c'era questa nota, la commissione ricorda di allinearsi ad altre osservazioni simili. Non si è già vista questa, sì? Sì, si era già vista perché probabilmente c'era anche qualcun altro che aveva fatto la solita Ma osservazione. è quella la nota, Manola, è che l'abbiamo già vista e quindi abbiamo detto, rifatevi a quella che abbiamo già visto. Ma dovrebbero essere le Ma è quella che abbiamo visto ieri. È vista ieri, no? È quella E dove dice. Alberto Iacomini Allora era per aveva quello lì, suggerito. probabilmente faceva riferimento all'altra osservazione. Eh sì. Cioè, di Allora, rispondete ho nello stesso modo. Questa era. capito. Allora, niente, le correzioni le avevamo fatto e quindi, ok. Dopo. Allora, 489 è un contrario, che però è un contrario, è un non accolta. Che però era stato sbagliato dall'ufficio la motivazione e quindi l'ho riformulata perché avevamo detto che la proposta non rappresentava particolare rilevanza sotto il profilo degli interessi pubblici e generali, eccetera, eccetera, mentre invece in realtà era in zona agricola, quindi era in contrario al PS e al PO. Quindi è stata riformulata la proposta del contrario, cioè che l'accoglimento della stessa, cioè la richiesta comporta impegni di suolo in edificato esterni al perimetro del territorio urbanizzato e risulta in contrasto con le previsioni, la disciplina del piano strutturale. L'accoglimento della stessa richiederebbe pertanto la variante di PS e la verifica di conformità al PIT, eccetera, eccetera. Inoltre, la proposta di introduzione di una nuova previsione non rappresenta particolare rilevanza. Ecco, mi sembra che Stefano mi stia facendo vedere la zona. È in piena zona agricola. Sì, ma il parere era comunque non accolto anche prima, Sì, no? era già non accolta, è solo stato modificato la motivazione. Sì. Ma direi che non c'è nulla da dire, l'avete riformulata bene. Allora, poi c'è la 500 e la ST 4.1, era collegata anche alla 351, abbiamo corretto la scheda norma, abbiamo inserito l'area sci, è stata corretta. È la ST 4.1.
dovrebbe essere nell'area di atterraggio che mancava la lettera C. Vai un po' più avanti. Ah, sì, sì. Ecco, nelle... ecco, è su questa parte qua. Area B. E area C, eccola qua. Va bene, va bene. Era una riorganizzazione. Poi. Allora, la 501, vado avanti, ok? Sì. La 501 è la TU3.2. Allora, abbiamo corretto la superficie a parcheggio e la commissione chiedeva di scambiare le aree a parcheggio. E l'abbiamo vista con Fabrizio. E secondo lui l'inversione non è possibile perché rende inattuabile l'intervento. Sì, questa me la ricordo. Qui abbiamo corretto perché mi sembra... Ma perché lo rende inattuabile? Probabilmente perché concentra, perché va a stringere la forma del lotto. Infatti. Quante unità erano previste? Però ricordo... lo cercavo anch'io. Ricordo a tutti... Dice la pagina. Ricordo... Vai un pochino avanti. Scusate... Scusate, ricordo a tutti che in ogni caso la localizzazione non è prescrittiva, quindi diciamo è corretto indicare una localizzazione che sembra quella, no? Più fattibile, nulla vieta che se poi Fabrizio diciamo non dovesse aver fatto una valutazione approfondita sotto il profilo, no? Della possibilità di invertire, questo avvenga in un momento successivo. Fra l'altro questa previsione è un piano attuativo di iniziativa privata, quindi addirittura c'è il doppio passaggio in consiglio comunale. Allora, la 502 è la ST3.1, da accolta diventa parzialmente accolta, però la motivazione è rimasta la solita. È stato solo aggiunto il parzialmente e c'era un errore di ortografia al secondo asterisco che è stato direttamente corretto, quindi qui cambia qualcosa? No, c'era un errore ST3.1, ci sei Stefano? Sì, dovrebbe essere questo. No, questo è il Cavanis. ST3.1? ST3.1. Ah sì, no, è Cavanis, hai ragione. Scusa. È Cavanis? È Cavanis, c'era un errore di ortografia che è stata... Allora, questa, aspetta, questo non è l'emendamento, questa è l'osservazione presentata dai Cavanis, dall'ordine. Sì, ecco. E rispetto a quello che chiedevano, ecco perché è una verifica che ho fatto io, noi nell'osservazione non gli avevamo accolto tutto, perché per esempio loro chiedevano un'altezza maggiore di 13 metri e noi gli abbiamo messo un'altezza minore. Io volevo capire una cosa, cambia qualcosa su visto che c'è una scheda norma? No, aspetta, fermo, questo è l'osservazione, poi dopo... che da accolta diventa parzialmente accolta, ma non cambia niente nella scheda che voi avete già. Poi dopo c'è l'emendamento, e che chiaramente cambia rispetto a questa. Allora che si approva a fare questa? Questa la riguardiamo poi con l'emendamento, dai. Nel senso che ora Riccardo era andato via,
diciamo l'ultima volta perché l'aveva preannunciato un pochino prima, ma poi alla fine, Riccardo, diciamo, alcune tue indicazioni sono state raccolte e in ogni caso, proprio perché non c'eri, abbiamo detto, ok, ora l'ufficio insieme a Cinquini sistema l'emendamento e poi ovviamente lo riportiamo in commissione, diciamo, come è corretto che sia, eh? Quindi io direi che si vede in quel momento, ok? Si vede tutto in Anch'io quel sono momento. d'accordo, ho vinto le elezioni per questa cosa. Va bene? Ok. Ok, qua 513. Parlare con l'assessore che è ritornato. Consiglia, Ah, come lei. per la questione delle bocchette? Sì. Sì. Allora. Cioè, come si fa? Abbiamo stipulato un accordo con il consorzio di bonifica che realizzerà in via dei metalmeccanici alle bocchette, praticamente dopo il consorzio, dopo allora, nel campo di nostra proprietà, subito dopo il consorzio delle bocchette. Praticamente loro li realizzeranno un progetto di piantumazione e un percorso vita sportivo. Verranno piantumate 60 specie di alberi e un percorso dove ci saranno delle attrezzature, un percorso vita praticamente sportivo. Nell'accordo è rimasto fuori che il comune deve fare successivamente la recinzione e alcuni servizi, alcuni punti luce e la fontana dell'acqua. Praticamente nella perequazione che ha all'incirca il valore di circa 30.000 euro. Quindi noi nella perequazione avremo previsto l'esecuzione successive all'intervento del consorzio di bonifica per la realizzazione della recinzione, della pubblica illuminazione e della fontana dell'acqua. Il progetto è stato esaminato anche da Lega Ambiente che ha presentato delle osservazioni e chiede che vengano cambiate le specie di arboree. Questa è già stata accolta dal consorzio e quindi le cambierà come è stato richiesto da Lega Ambiente. Sono 60 piante. Sì, vabbè, ma cioè, ora, noi bisogna legare questa ad una perequazione, no? Quindi cioè, va benissimo, capisco, a me questo non mi dice nulla, in che senso? Io voglio vedere quant'è la perequazione e il progetto che viene fuori. Non è che dico che il progetto sia sbagliato, ma non è, il progetto va sicuramente bene, va legato a quella, alla scheda norma, no? E alla perequazione, cioè così a me non mi dice nulla. Recinzione. Pubblica E illuminazione e fontana dell'acqua. il percorso? Percorso lo fanno Presidente, loro. Sì. sì, prego. No, volevo dire questo, cioè €30.000. bisogna stare attenti a non perdere, diciamo così, diciamo di vista quello che si può fare in questa fase, cioè noi abbiamo tante previsioni di opere pubbliche dove non c'è un progetto definitivo, no? Quindi sono d'accordo con Riccardo sul fatto che va individuata bene la parte perequativa, quindi ci vorrà, ma mi sembra che sia stato fatto, no? Che venga indicato bene che cosa deve fare il privato. Sono d'accordo con lui sul fatto che ci voglia un'indicazione di valore, mi pare che l'assessore l'abbia detto, intorno alle 30.000 euro, dopodiché questo è quello che possiamo fare nella fase della pianificazione urbanistica. Anzi, tra l'altro, qui c'è un progetto, quindi siamo anche avvantaggiati rispetto a situazioni dove il progetto non c'è. Quindi, per amor di Dio, tutto quello che può essere utile a valutare la scelta è giusto che venga messo a disposizione. Però ecco, non perdiamo di vista il fatto No. che noi non abbiamo, no, delle progettazioni definitive su tutte le previsioni urbanistiche, non sarebbe possibile. Quindi Giusto. qui abbiamo
un progetto che prevede, se ho capito bene, Ma rileggiamo l'osservazione, quello che gli si dà, quello che fa lui e la sì, verità. va messo bene dentro che cosa fa lui. Mi pare l'assessore abbia detto la recinzione, e quindi Marcello, ti domando, la recinzione cos'è? È su tutto il perimetro dell'area? Marcello? Pali e rete, Sì, ma recinzioni con pali, tutta l'area. è su tutto il perimetro dell'area? Costo. Allora, l'unica incertezza è praticamente la pubblica illuminazione. È chiaro che, allora, la recinzione è molto, siamo in presenza di un intervento minimo, no? Quindi non è che necessita di un progetto vero e proprio. Qui si può fare un computo metrico al limite, no? Una perizia con un computo. Allora, io se volete questa la posso anche far fare velocemente. La recinzione e la fontana è abbastanza schematica, una recinzione pali e rete cosiddetta a maglie sciolte praticamente su tutto il perimetro dell'area e la realizzazione di una fontana pubblica. Di una fontana intendi come dire, di una cosa di abbellimento oppure una fontanella di approvvigionamento dell'acqua, cioè dove ci Una si può fontana bere, per capirsi. dove ci si può bere di quelle col pulsante, praticamente dove passi e puoi bere. E l'unico livello, l'unica cosa che chiaramente possiamo un attimino calibrare è l'impianto elettrico, perché chiaramente quello a seconda dei punti luce della tipologia, chiaramente può cambiare notevolmente il prezzo. Io direi di indicare magari il valore. Indicare questi primi due interventi e per la parte eccedente la realizzazione dell'impianto elettrico, che per esempio se non ci sta tutto nei 30, ora io non so quanto, che No, valore. ascolta Marcello, noi il valore non lo possiamo indicare, nel senso lo possiamo usare come criterio orientativo, ma non come criterio normativo, no? Quindi io direi che magari te verifica la stima del costo della rete e della fontanella e intanto vediamo dove si arriva lì. E poi se non si arriva alla cifra che vogliamo, magari indichiamo appunto puntualmente una parte del progetto che riguarda i punti luce, cioè gli diciamo un punto luce, due punti luce, cioè Scusate, non si era previsto anche il percorso Vitali? quello Quello lo lo fa il fa consorzio, se ho capito il male. consorzio. Allora, è chiaro che con l'impianto, se noi prevediamo tutto l'impianto del parco, si va oltre 30.000 euro. Se voi mi dite che lo devo calibrare su 30.000 euro, chiaramente lo calibro su quello e ci faccio mettere o la predisposizione o cioè quello che ci sta con quel valore lì, ecco. Sì, te dovresti, Marcello, calibrare sui 30.000 euro le opere che deve fare il privato. Ma me la rifate vedere l'osservazione, quello che gli si dà a lui? Allora voglio capire bene se è giusto il 30.000 euro Perché era un'unità abitativa, se mi ricordo o no. Me lo bene. ricordo bene, scusa Simone, ti dico la verità. No, 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 mi sembra che sia una unità abitativa. Possiamo rivedere, per favore? Sì, certo. È la TU 1.14, Stefano. No, sì, la OT1.14. Sì, era una. Una in via della Gronda. Bene, perché tre lavatori quanto è a 40.000 euro, Era però sui quelli 50-60 mila euro, tutto a quanto. fronte mare, Sì, va bene, rispetto ai criteri che sono stati usati, va bene, perché noi si è chiesto una perequazione maggiore ad un'altra situazione, ma quella era sul mare praticamente, l'unità immobiliare, quindi i valori non sono uguali. Ci siamo, mi sembra, ecco, come si era già detto, peraltro. Marcello, non so se c'è Marcello. Sì, c'è ancora. Fanno un eco. Marcello, se sono 35.000 non succede nulla, capito?
Ecco, non è che ora noi si sta più o meno cercando di stare dentro un valore, non è che c'è una rigidità matematica, quindi. Indico solo le opere. Recinzione, sì, solo le opere, recinzione Quindi in modo pagherete. più dettagliato indico le opere da realizzare all'incirca per quel valore lì, va bene? Sì, se però alla fine la realizzazione dell'opera, come dire, di una serie di opere che hanno una loro compiutezza, no? Ti porta a dire 32.000, 33.000, Uguale. 35.000, no, non succede Ok. nulla, nel senso che noi più o meno si sta cercando di tenere un equilibrio economico, ma poi è chiaro che sono valutazioni di massima, va bene? Va bene, lo passo alla Manola questa indicazione di lavori. Va bene. C'è bisogno di altro? No, ricordo a tutti che questa cosa di un'area ludico-sportiva alle Bocchette era una delle richieste del consorzio. Quindi, come dire, stiamo individuando anche delle opere di completamento su un progetto che corrisponde a una richiesta che è avvenuta in fase partecipativa. Cioè, mi sembra molto appropriato che sia stata individuata quest'opera, nel senso che corrisponde anche a quel che è venuto fuori nella fase partecipativa. Ok? Maurizio, posso fare una Magari, domanda? Sì, scusa. Marcello, se nel momento in cui precisi le opere a corredo, tipo la recinzione, vogliamo essere magari un po' più accorti, forse ha senso sui lati, diciamo così, che sono pubblici, che interessano la strada. Non so, prevede una siepe invece che una recinzione da pollaio. Capito? Una recinzione a pali rete, ecco. Cioè l'alloro, una recinzione. Sì, una siepe. Un Allora limite che metto la sia siepe e una non metto le luci, oh, e quelle le facciamo da noi. È chiaro, siepe. Ma tutto ci sta. insomma, Non è meglio lo le so. luci. Ah. Ma che volevi dire, Marcello? No, volevo fare una domanda, Simone. In questo caso, se noi volessimo anticipare, le opere. Perché magari la perequazione vale lunga, abbiamo uno strumento per anticiparle? Sì, noi abbiamo previsto che quando l'amministrazione anticipa la realizzazione di un'opera pubblica perché la ritiene prioritaria o perché c'è un finanziamento pubblico, no, che arriva, in quel caso il soggetto privato, nel momento in cui realizza l'intervento edilizio, dovrà rimborsare all'amministrazione il costo delle opere che erano previste in perequazione. Sì, Volevo c'è cioè un capire questo. meccanismo. Sì, l'abbiamo previsto normativamente. Sì. Aspetta, È diverso, ecco come dice lui. Diciamo che è diverso. No, non è proprio. Non mi Secondo sembra me. che dice così. Scusate, non è che uno può fare un'opera ora se non è ancora approvato il piano operativo. No, questo è chiaro, una volta approvato, eh. Sì, no, chiaro, chiaro, questo lo dà per scontato. Gli danno credito edilizio loro, che gli dura 5 anni, nel Ah, quindi senso, sì, prendono il credito edilizio, mi secondo dice. me, me lo ricordo così, ora la È parola quello che ho me detto, è quello che ho detto. dura 5 anni. Sì. Hanno diritto per 5 anni, ma non è che questa è una novità. 5 anni è la legge che prevede che le previsioni di nuova Certo. edificazione durano Dipende 5 anni. dall'intervento. Hanno diritto per Forse 5 anni di realizzare l'opera, scusa, di pagando. realizzare l'intervento privato, ma rimborsando a quel punto il costo dell'opera che ha sostenuto il comune. Chiarissimo Simone, va bene, è quello che volevo sapere. Allora, vabbè, vi faccio un dettaglio delle opere che equivalgono all'incirca a quell'importo, senza indicare l'importo. Va bene? Ok, perfetto. Ciao, buon lavoro. Ciao, grazie. Ciao. Allora, siamo dove A quanto siamo? siamo? Dunque, Non ricordo più. alla 500 Allora, non potete, cioè, l'hanno fatto così. 13, può darsi. La 502? Questa era fatta, che è il Cavamis, la 511, la TR3.2, errore di ortografia, errore nell'area di atterraggio, dall'area A a B, è stato corretto comunque. La 513.
No, veramente 513, verificare se accolto o parzialmente accolto, 513. Allora siamo alla questa, sì. Siamo alla 513, quella di prima era solo la correzione di un errore di ortografia e di un errore materiale. Stefano, invece la 513, Manola? La 513, foglio 50, mappale 857. Chiedeva, andava bene, è solo da verificare se, perché noi avevamo messo parzialmente accolta, se invece non era accolta integralmente. E scusate, non mi ricordo se l'ho fatta questa verifica. Oh, Roberto, ma qua, si fa difficoltà, Manola, io ti sento. Vai, andate via. Ah, ecco. Dottor Sotto, 113. Ah, sì, questa era collegata con un'altra osservazione che abbiamo accolto, perché chiedeva, e noi l'abbiamo... Ah no, è parzialmente accolta, questa qui. Sì, c'era un problema Chiedeva anche di estrapolare un altro lotto, un'altra porzione di lotto che noi non abbiamo estrapolato, quindi è parzialmente accolta. Sì, chiedeva l'esclusione di una parte della previsione, sì, me lo ricordo. Sì, è corretta come è nel registro. Poi la 520 SD 3.3, anche questa è stata corretta, la nota era indicare gli ambiti del parcheggio in fregio alla strada, levare convenzionamento, correggere che non è autoe capezzano, verificare se va messo il parcheggio, è stata tutta verificata. E dovrebbe andare bene la 520 e la SD 3.3. Sì, le abbiamo davanti. Puoi andare un pochino avanti, Stefano? Ecco, fermati qua. Verificare se va messo il parcheggio. Non capisco quello. Anch'io, infatti, stavo guardando e non c'ho neanche note qui. Non c'ho altre note. Ah, era quello di quell'attività. Sì. Ma mi pare che non ci sia nella partizione spaziale il parcheggio. Guardiamo un po'. No, infatti non è proprio segnato. Vedi, questa è tutto questo, non sono fatte giustamente anche, perché insomma non è... Beh, però vedi, c'è 300 metri, 300 metri quadri, Si guardò... La scheda. Se era un po' da fare un po' più avanti, un po' più dietro, ma, mi ricordo. Però, cioè, io questa qui, ora bisognerebbe sentire il verbale, perché loro mi sembra che... proponessero la cessione, ora è andato via anche Marcello, porca miseria, la cessione di una porzione di terreno laterale alla strada più avanti, che però a me mi sembrava abbastanza inutile, io però questa bisogna, non me la ricordo. Nell'osservazione questa, cioè lo proponevano loro. Sì, mi sembra, sì, però bisogna metterla da parte perché non me la ricordo bene. Io qui ho notato che è stato corretto tutto. Allora, ascolta, verificate la presenza e la collocazione nel caso del parcheggio come le altre due. Io non me lo ricordo questo. Anch'io, guarda, ce ne sono così tante che poi la testa va...
Quello che dicevi te, Riccardo, è la relazione all'ampliamento, no? Cioè dove li si faceva fare. Giusto. Poi, 548. 548 io è uguale, ho segnato alla 338 e alla 349 che abbiamo guardato ieri. Sì, 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 si è guardato prima, sì. Poi la 553 e la TU4.6, c'era una correzione da fare, rimane solo cessione della strada, è stata fatta. La TU4.6. Noi mettere equazioni. Ah, qui la commissione non è concorde, io avevo annotato. Perché loro non devono realizzare la strada, ecco, vedete, cessione delle aree destinati, cessione, eccolo qua, dell'adeguamento tecnico, prestazionale e dimensionale, ampliamento del tratto di viabilità di collegamento tra la via Roma e via Bello Sguardo. Per me questa è corretta, va bene. Torna su un momento. Ok, sì. Ti ricordi, vero? Sì, dai, sì. Poi la 560, che è la TU3.9, che noi era stata accolta, io ho la nota, allora, che era stata sospesa da decidere se c'è interesse pubblico. E poi c'ho questa notazione, la commissione ritiene di non accoglierla in quanto inutile il parcheggio proposto, in quanto esistente altro parcheggio nelle vicinanze. Quindi questa previsione verrebbe stracciata e l'ufficio si adeguerebbe e quindi cambierebbe da accolta a non accolta. Sì, io su questa non mi esprimo perché avevo fatto annodare il cervello, me lo ricordo bene, che dicevo che c'era, che si era già vista, che si era già vista, sì, sì. Sì, comunque questo sono d'accordo. Voi, cioè, come ritenete di fare? No, me lo ricordo io, è per quello. Sì, se era arrivata a questo risultato, anche voi vi siete allineati, Manola, no? Sì, noi ci allineiamo. Scusate, ma è quella video? Manola? Sì, sarebbe questa, la TU3.9. Dove siamo? 60, aspetta, via Sarzanese. No, non siamo. 22, no. Aspetta, facciamo una verifica. Stefano, foglio 22, 3137. Qui siamo sull'Italica. A me non torna, qui. Li controllate. Ma non è quella lì, Ma non è questa qui, Qual è il numero dell'osservazione, scusate? È la 560. L'osservazione è sulla via Sarzanese, Sì, è sulla Sarzanese. Ah, certo. Allora è sbagliato il codice. È rimasto come refuso il codice. Ora mi torna. Ora sì. Sì, va bene. Ok? Sì. Ma quindi non c'è nessuna scheda qui? No. E non è accolta. Non è stata accolta. C'era la scheda, era stata predisposta, ma non... Cioè, ci dovrebbe essere segnata e barrata, no, La scheda non c'è, perché se non è stata accolta non ci può essere nessuna scheda, no? Ma noi, quando si accoglieva, si preparava anche la scheda. No, dice la Manola depennata. Ma non l'aveva accolta, Simone. Nelle prime modifiche era stata indicata come 3.9. Eccola qua. Eccola lì, ecco. Ora non esiste più, diciamo, è stata tolta. Adesso è riportata alla situazione originaria. Sì. Ecco. Sì.
E allora ecco che, ecco che la TU 3.9 è andata a un'altra previsione. Non c'è più. Ok, qui va bene, sostituisco direttamente il parere, va bene? Certo. Sì. Allora, la 579 è l'ST 8.1. Anche qui, ah, questo è quel tracciato stradale a Orbicciano. E abbiamo fatto delle correzioni sulla scheda: togliere riempimento terra, inserire prescrizioni sulla sicurezza stradale che deve rimanere tracciato della vecchia strada. È stato fatto tutto sulla scheda. Se lo volete vedere, eccolo qua. Quel punto lì tra le Sì. prescrizioni. Okay. Di questa vi ricordo che non c'erano, almeno io avevo annotato che non c'erano pareri unanimi, ecco. Sì. E anche in Poi. quel lo specchietto che mi ha fatto l'Antonello. Ah, ecco, ok. Poi la 587 ST 8.1. Anche questa è quell'intervento lì al Colosseo dove è stato cambiato da piano unitario convenzionato a piano attuativo nel caso di sostituzione edilizia. Cioè, se si fa la sostituzione edilizia, si va in piano attuativo. Pronto? Non la Prima era trovo. tutto piano attuativo, poi è stato, diciamo, semplificata l'attuazione portandolo a progetto unitario convenzionato, che però va in piano attuativo in caso venga demolito tutto l'edificio e venga ricostruito, solo in quel caso lì. Non la La trovo. ST 8.1, almeno io ho scritto. No, no, quella è quella di Orbicciano. No. Ah, vedi col copia e incolla allora. Allora non lo so. È qui a Camaiore, recupero, penso. PM 4.11. Eccolo, è quello lì. Vai avanti. Eccolo, è qui. Tipologia prevalente di trasformazione. No, aspetta, eccolo, è sopra. Aspetta, devo spostare. Mi si sposta la pagina, insomma, io vedo solo piano attuativo. Non so voi che... No, abbassa un po', Stef. Ecco, fermati lì. Fermati, no, dov'eri prima? Ecco, lì. Allora, modalità e strumento d'attuazione, progetto unitario convenzionato e poi in caso di sostituzione piano attuativo. Sì, come si era detto, no? Sì, infatti. Poi, chiaramente queste qui poi non lo rivedete più, vi risottoporrò solo quelle che ci sono rimaste qualche dubbio. Faccio Sì. 596, è la TU 1.13. La commissione chiedeva di controllare se fatte modifiche, prolungare via Benvenuto Cellini e dare indicazioni sulle tipologie. 596 è la TU 1.13 e anche questa Sì. l'abbiamo corretta.
Questa qui è quella che prevedeva un ridimensionamento della parte.